Chiedo scusa, il microfono è spento. Bene, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo seminario. Siamo molto numerosi e dicevo, cercheremo di far funzionare al meglio questa complessa macchina che darà la possibilità a tantissimi di partecipare alle riflessioni. Il seminario che ho il piacere di introdurre nasce dalla collaborazione tra Federcasse e la società MET, Monitoraggio Economia Territorio. Un centro studi che porta avanti da tempo l'attività di analisi delle dinamiche produttive italiane anche tramite il supporto di un'ampia rilevazione effettuata periodicamente sulle caratteristiche strutturali dell'industria italiana. Come avrete modo di apprezzare, il rapporto, che comprende i risultati della rilevazione effettuata nel 2019 su circa 24.000 imprese, con un sintetico richiamo effettuato ad aprile del 2020, è ricco di informazioni e di contenuti. Propone anche approcci interpretativi originali volti a scavare in profondità le determinanti della evoluzione dei comportamenti delle imprese e il ruolo dei fattori abilitanti e di contesto. Tra questi emerge il ruolo delle banche di comunità, che si caratterizzano come partner importanti di settori dinamici ed esportatori dell'industria italiana, a dimostrazione che gli stereotipi e i preconcetti non riflettono una realtà dinamica. L'interesse del credito cooperativo per queste tematiche emerge da una naturale vocazione al rapporto con le imprese, in particolare quelle di minore dimensione. Negli ultimi 20 anni le BCC sono divenute un interlocutore sempre più rilevante del mondo imprenditoriale. Nonostante un contesto poco favorevole, due pesanti crisi economiche, una sempre maggiore complessità regolamentare, più stringenti requisiti operativi dettati dalla supervisione, scarsa applicazione del principio di proporzionalità, il credito cooperativo ha continuato a sostenere con decisione il tessuto produttivo. Dal 2000 la quota degli impieghi delle BCC indirizzati alle imprese è cresciuta in maniera ininterrotta. Gli impieghi alle imprese minori con meno di 20 addetti sono passati dal 13 al 25% del totale erogato dall'industria bancaria. Gli impieghi alle microimprese dal 12 al 19%. Gli impieghi alle imprese di capitali dal 3 all'8%. Settori di attività come agricoltura, servizi legati al turismo e alla ristorazione, costruzioni, commercio, manifattura registrano una rilevante incidenza dei prestiti delle BCC. Questa costante capacità di sostegno al mondo dell'impresa deriva, oltre che dall'impegno di amministratori e dipendenti, da specifiche caratteristiche strutturali delle BCC, come stabilite dal testo unico bancario, che le definisce banche di comunità con governance cooperativa, la cui funzione obiettiva è il sostegno ai soci, molto spesso imprenditori, e in particolare al territorio di riferimento. È quindi evidente che nell'attuale contesto di estrema incertezza per il futuro non possiamo non interrogarci sull'evoluzione di quella che non è soltanto una parte fondamentale della nostra clientela, ma anche la spina dorsale del sistema produttivo italiano. La crisi pandemica ha infatti colpito duramente l'economia italiana e le BCC, insieme al resto dell'industria bancaria, hanno fatto la loro parte, le BCC forse più della loro parte. Infatti sono state oltre 206.000 le pratiche inviate al fondo di garanzia delle piccole e medie imprese. Si tratta di oltre il 12% del totale. L'importo complessivo dei finanziamenti del credito cooperativo assistiti dalle garanzie statali ha superato i 14 miliardi di euro, quasi l'11% del totale. Nei prestiti fino a 30.000 euro l'incidenza raggiunge il 15%. Per le moratorie sono state deliberate più di 338.000 pratiche per un totale di oltre 40 miliardi di euro. Uno sforzo eccezionale il cui risultato ultimo dipenderà dalla velocità di ripresa dell'economia che a sua volta sarà in funzione di diversi fattori. La rapidità nel domare la pandemia tramite la vaccinazione e la riorganizzazione dei sistemi sanitari. La capacità di gestire in maniera efficace ed efficiente le ingenti risorse messe a disposizione dal piano Next Generation EU. Il contesto complessivo di regole e di incentivi che prevarranno sui mercati e che indirizzeranno i comportamenti degli operatori.
Ad essere un po' schematici, si possono prefigurare due visioni. Una è quella che preme per tornare alla normalità pre-pandemica, come se quanto accaduto fosse solo un incidente di percorso. Si scorgono le avvisaglie di questo orientamento, ad esempio nel campo della regolamentazione bancaria. L'urgenza dell'EBA di sospendere le moratorie, nonostante l'incertezza sui tempi di ripresa, o la conferma delle nuove regole sulla definizione di default e sulla tempistica delle coperture dei deteriorati, in un momento in cui si prevede una sensibile crescita delle esposizioni deteriorate e una maggiore difficoltà a smaltire gli stessi crediti deteriorati. Su una scala più ampia si mantengono forti le pressioni di chi ritiene che lo storico passaggio ad una mutualizzazione dei rischi e delle responsabilità avvenuto per la prima volta con l'emissione di debito comune europeo sia solo una misura anticrisi e non un cambio di prospettiva come auspicheremmo. Se prevarrà questa visione, sui mercati e in campo politico sarà facile prevedere il ritorno a dualismi, tensioni e spaccature che non aiuteranno di certo la ripresa. Un secondo approccio, invece, vede nella pandemia un'occasione per cambiare il paradigma complessivo dell'economia. Una finanza non autoreferenziale, ma di supporto all'economia reale, uno sviluppo attento alla dimensione della sostenibilità, un quadro normativo che valorizzi sia la diversità organizzativa e di governance che il localismo inclusivo, ben descritto nell'ultimo libro dell'economista Raghuram Rajan. Se prevarrà questa visione, questa seconda visione, sarà maggiore la probabilità di uscire dall'attuale congiuntura economica e sociale con un modello di sviluppo più armonico e inclusivo che consentirà di valorizzare in maniera adeguata le tante risorse e intelligenze presenti nei nostri territori. Occasioni come questo seminario intendono offrire un contributo di conoscenze e di dibattito a chi, soggetto pubblico o privato, abbia la consapevolezza che ci troviamo in un momento particolare della storia economica del nostro Paese e voglia fare la sua parte per valorizzare le opportunità presenti. Buon lavoro a tutti voi. Grazie. Ringrazio il Presidente dell'Erba per la sua introduzione, buon pomeriggio e buonasera ormai anche da parte mia, auguro a tutti un buon ascolto, una buona visione e mi auguro anche delle riflessioni. Siamo molto grati al MET, al Centro Studi Monitoraggio Economia e Territorio per questo rapporto e al suo Presidente che ha coordinato questo lavoro molto impegnativo che costituisce un unicum in Europa come dimensione e come profondità delle imprese che vengono indagate. Il Presidente è il Professor Raffaele Brancati che inizierà fra un attimo il pomeriggio dei lavori dopo l'introduzione del Presidente. Non è un caso il titolo del rapporto, gli anni delle crisi, sono 13 gli anni presi in considerazione, l'industria italiana è profondamente cambiata e sta continuando a cambiare in questo periodo si sono accavallate almeno due crisi che hanno segnato due epoche. Non era ancora finita quella precedente che è iniziata la crisi pandemica con una portata, con una durata, con una profondità di cui ancora non siamo in grado di conoscere le dimensioni. Valeva la pena quindi soffermarsi per riflettere, non soltanto perché questo è indispensabile, acquisire ulteriori conoscenze per fare meglio il nostro lavoro in tutti i campi, soprattutto quello di operatori economici, di operatori nel mondo del credito, ma anche perché siamo alla vigilia di una stagione di straordinari investimenti in cui occorre che anche le policy e quindi il policy maker sia quanto più aggiornato e anche gli operatori di mercato, sia industriali, sia bancari e finanziari, possano dare un contributo alla costruzione, al metodo e anche alla selezione delle priorità. Siamo molto grati anche agli autorevolissimi relatori e discussant che oggi animeranno queste due ore che trascorreremo insieme. Oggi c'è stata anche una presentazione che migliore non poteva esserci con lo spazio che il Sole 24 Ore ha dedicato in seconda pagina proprio all'anteprima ad alcuni elementi che caratterizzano questa fotografia che è quasi una scannerizzazione dell'industria italiana, tanto va nel dettaglio quanto è vasta in termini anche di dimensione. Come ci organizziamo? Tre segmenti all'inizio
prima parte, prima sessione, la presentazione del rapporto da parte del suo curatore, il professor Brancati, come dicevo. Poi c'è una sezione di commenti che sarà animata e coordinata dal mio collega Juan Lopez, che è il responsabile del servizio studi, che ha dato un contributo fondamentale alla preparazione di questo seminario, dove avremo il neonominato direttore della sede di Milano della Banca d'Italia, dottor Giorgio Gobbi. Oggi è il suo secondo giorno di lavoro in questo nuovo prestigioso incarico, e poi con lui la professoressa Anna Giunta, che è professore di economia applicata all'Università Roma III e direttrice del centro Rossi Doria. Dopodiché il terzo segmento, quello del dibattito, del confronto, e avremo con noi la direttrice, il direttore generale di Confindustria, Francesca Mariotti, e poi due economiste che sono anche impegnate nella governance delle due capogruppo dei gruppi bancari cooperativi che sono nati a seguito della riforma, cioè la professoressa Paola Brighi, che è docente di economia degli intermediari finanziari all'Università di Bologna e componente indipendente del Consiglio di amministrazione di Cassa Centrale Banca, e la professoressa Paola Leone, che anche la docente di economia degli intermediari finanziari, ma qui a Roma all'Università La Sapienza, ed è componente indipendente del consiglio di amministrazione di Icrea Banca. Io mi fermerei qui, lascio la parola direttamente al professor Brancati, che con un certo numero di slide, ma molto contenuto, ci aiuterà ad entrare negli snodi fondamentali dei risultati di questa ricerca che, ricordava il Presidente, ha visto protagoniste 24.000 imprese e con una profondità in termini di raggio di indagine che non ha eguali né in Italia né nel nostro continente. A tutti buon proseguimento di lavoro, ci vediamo poi nella parte finale, quella della tavola rotonda, e intanto lascio il microfono volentieri al professor Raffaele Brancati. Buonasera a tutti, grazie delle presentazioni che in parte hanno tolto alcuni elementi che volevo utilizzare per raccontare la storia un po' di questa nostra indagine. Due sole parole, informazione e per certi versi trasparenza, che sono le chiavi che noi abbiamo utilizzato per fare questa lunghissima indagine, nel senso che un'indagine molto estesa e che si ripete periodicamente dal 2008 fino al 2020, al 2019. Diciamo, la prima l'abbiamo chiusa una settimana prima del fallimento Lehman, l'ultima l'abbiamo chiusa un mese prima della crisi Covid. Ci è sembrato abbastanza normale provare a vedere come siamo entrati in queste crisi, che cosa è successo in questo periodo, un periodo molto lungo. Adesso condivido lo schermo per passare subito alle slide che ho preparato, cercando di essere meno noioso possibile. La presentazione rinvia a un lungo documento, un lungo libro che sarà disponibile tra pochissimo, e quindi eviterò di entrare nei dettagli, cercando però di raccontare un po' la storia. Qual è la storia che noi vogliamo raccontare? È una storia fatta di diversi passaggi. Primo passaggio, tra il 2008 e il 2020 siamo di fronte ad un'economia che è sostanzialmente ferma nell'intero periodo. E ci sono state oltretutto crisi ripetute nel 2009, nel 2011 e quella che stiamo affrontando in questo periodo. La considerazione più classica, guardando i dati aggregati, è che tutto è fermo. In realtà sotto la superficie ci sono stati grandissimi movimenti, alcuni terribili, cioè imprese morte. Naturalmente noi ci occupiamo solo di imprese. Questo naturalmente è un limite, noi ci occupiamo prevalentemente di imprese e soprattutto di imprese dell'area industriale e dei servizi alla produzione. Tuttavia, e questa è una delle differenze consistenti con quasi tutte le altre indagini che vengono condotte, non abbiamo limiti dimensionali, quindi ci occupiamo anche delle microimprese.
che per lo più sono imprese che hanno caratteristiche non così straordinariamente interessanti, ma che al loro interno, tra l'altro una numerosità fortissima, al loro interno nascondono anche queste degli elementi di dinamismo e di eccellenza molto interessanti. Questi movimenti quindi sono costituiti da morti, da un certo numero di imprese che sono statiche, ma anche da crescite e decrescite. Questo sviluppo, questo movimento che c'è all'interno delle imprese, che porta a una crescita del numero delle imprese dinamiche, è un elemento di grande interesse, poco studiato. Oltretutto questo dinamismo, questo cercare di avviare innovazioni, ricerca e allargare i propri mercati, sono elementi che si stanno diffondendo in modo abbastanza importante. Considerate che le imprese non sono immutabili, non si è statici per sempre, non si è dinamici per sempre, e queste sono cose che possono apparire banali, ma non è tanto questo dal punto di vista delle analisi, perché purtroppo nelle analisi si studiano pochissimo, anche perché non ci sono dati sufficientemente ampi e corretti per studiare questi fenomeni, non ci sono abbastanza studi sui movimenti, quindi su ciò che succede quando ci si muove verso l'alto e quando ci si muove verso il basso. Ci sono poi i vincoli, che sono principalmente legati al capitale umano, ahimè poco percepiti dagli imprenditori e dagli operatori presenti e molto discussi invece nei dibattiti giornalistici, e i vincoli di natura finanziaria. L'effetto Covid ha tante componenti preoccupanti, una naturalmente è quella sempre ricordata, cioè della possibilità di avere parecchi soggetti che escono dal mercato, il fatto di avere una crisi di domanda molto consistente. Quello su cui noi cerchiamo di concentrarci è il fatto che rispetto a questa volta le strategie di crescita sono fortemente penalizzate dalla crisi, e questo è un elemento che vedremo un po' nel dettaglio. Il Mezzogiorno è anche oggetto di queste analisi, e poi lo affronteremo un po' più chiaramente. La partita delle politiche pubbliche è una partita tutta da giocare, l'affronteremo nel dettaglio, ma la necessità di grandi strategie e di cogliere le caratteristiche dell'articolazione della struttura produttiva sono aspetti fondamentali. Cominciamo con il piattume generale. La prima parte del volume è dedicata a analisi sulle statistiche ufficiali. Vedete, la linea nera è quella dell'Italia, la riga che si legge poco bene verticale è lo spartiacque del 2007, e vedete ancora che nel 2019 ancora non sono stati recuperati i livelli diciamo pre-crisi finanziaria, e quindi diciamo la situazione è non solo piatta ma addirittura negativa. Che cosa succede? Qui cominciamo a vedere delle cose. Vi introduco una classificazione, integrate, intermedie e statiche. Prima parlavo di quelle tre driver dell'economia. Cioè l'impresa che cosa può fare per reagire ad una difficoltà? Può sviluppare innovazioni di prodotto, di processo, organizzative, insomma di varia natura. Può fare ricerca per cercare di cambiare in modo più radicale la propria struttura, il proprio modo di essere, oppure può cercare di ampliare i propri mercati. Ecco, queste sono le tre strategie che noi identifichiamo. Le statiche sono le imprese che non fanno nulla di tutto ciò, le intermedie sono quelle che cominciano a farne qualcuna, e le integrate sono quelle che invece hanno un livello più intenso e completo di attività. Quello che vorrei farvi vedere, sempre in modo, diciamo, a volo d'uccello, come è giusto fare in una presentazione di questo genere, è che alla fine del periodo, nel 2019, comunque quasi il 50% delle imprese, in termini numerici, quindi qui ci sono anche imprese piccolissime, cercano di fare qualcosa, cercano di attivarsi in queste strategie, mentre il numero delle imprese statiche, che era arrivato a rappresentare una percentuale elevatissima delle imprese anche nel campo industriale di servizi alla produzione, è calato fortemente. Quindi, diciamo, quando parliamo di attività di ricerca, di innovazione, di esportazione,
se le consideriamo dal punto di vista integrato, parliamo di una minoranza, stiamo parlando di poco più del 5% delle imprese. Ma quando viceversa pensiamo a dei soggetti che comunque sono attivi, abbiamo davanti una platea molto importante, interessante, e che il policy maker dovrebbe considerare con grandissima attenzione. Sono due slide, una per l'innovazione e una per la ricerca. Non mi soffermerò molto su queste, semplicemente per farvi vedere che i tempi sono stati diversi del recupero. Il recupero del campo della ricerca è stato molto rapido, cioè quando dopo il 2011 è stato chiaro alle imprese che dovevano muoversi, altrimenti davvero sarebbe stata l'alternativa sarebbe stata la chiusura, la ricerca è stata uno dei primi, diciamo, delle prime attività che sono state effettivamente messe in campo, e la crescita è stata molto alta. Vedete che queste attività dinamiche, a differenza del valore aggiunto e del PIL, su questo nel libro troverete naturalmente il fatto che la componente della domanda interna è stata così stagnante, ha spiegato tantissimo di queste criticità, ma la reazione delle imprese dove potevano, e quindi nelle strategie dinamiche, è stata piuttosto vivace ed ha un punto di svolta che è il 2011, intorno al quale ci sono state delle difficoltà, cioè con la crisi dei debiti sovrani è stato chiaro che la crescita della domanda interna non ci sarebbe stata e che bisognava inventarsi qualche cosa di diverso. Tutta questa presentazione, tutto il volume, si gioca moltissimo sulla questione di qualità. Una delle caratteristiche che ha sempre messo in difficoltà il sistema italiano è che si commentava il fatto che si trattava di ricerca. In parte questo è un elemento effettivamente di criticità, in parte tuttavia è stato corretto. Considerate che è molto aumentato nel corso degli anni l'attività di innovazione e ricerca congiunta, anche se arriva al 12%, ma non cerchiamo la grande impresa che non hanno. Imprese tra i 10 e i 50 addetti, la percentuale di innovazione e ricerca integrata 30%, quindi una percentuale di assoluto rilievo. Le imprese portatrici, dice, qui io mi scuso, non so quanti tra gli ascoltatori sono statistici esperti, ma diciamo, nel nostro gruppo abbiamo degli statistici integralisti che odiano i grafici a tre dimensioni perché li considerano un'aberrazione quando si rappresentano grandezze che hanno solo due dimensioni, il tempo e il... Però, diciamo, mi sembravano più vivaci e quindi in questo senso ve le ho messe. Le esportazioni hanno avuto una dinamica, diciamo così, poco pronunciata. E qui entriamo su cose che, diciamo, non sono particolarmente vivaci, intendiamoci, però sono cose che credo nessuno ha visto da altre parti, perché non esistono dati su questi elementi. Cioè, che cos'è che noi cerchiamo di far vedere? Cerchiamo di far vedere i percorsi. Cioè, nel momento, diciamo, non esistono le imprese statiche da una parte e quelle che fanno tutto insieme dall'altra allegramente, quindi i grandi leader che hanno straordinarie attività e quelli che non fanno nulla. Esistono imprese che si muovono e che hanno un percorso e questo percorso di progresso, diciamo così, ahimè anche di regresso, come vedremo tra poco, è un percorso estremamente interessante. Da stime fatte dalla Commissione Europea qualche anno fa, era venuto fuori in modo abbastanza evidente che proprio le imprese che cercavano di avviare percorsi di dinamismo erano quelle che avevano effetti e risultati più interessanti, più straordinari, come se ci fosse una sorta di rendimenti decrescenti delle strategie che si andavano a mettere in campo. Ed è molto interessante i percorsi. Questo è il primo percorso, cioè chi inizia a fare dinamismo effettivamente che cosa fa? Fa subito ricerca, pensando in un momento successivo di fare innovazione e poi di andare sui mercati internazionali, fa innovazione, diciamo, quali sono i percorsi? E vedete che negli anni le cose sono cambiate, cioè nel 2011, proprio nel momento più drammatico della crisi di domanda interna italiana, il primo percorso, cioè il primo modo per cercare di uscire dal pantano per le imprese era quello di fare esportazioni. Quindi il 55% di chi avviava una strada dinamica
faceva esportazioni, il 36% faceva innovazioni e l'8% avviava direttamente attività di ricerca. Vedete che ci sono oscillazioni, ma il percorso è abbastanza stabile, cioè nel corso del tempo si è consolidata una realtà in cui il primo passo è quello innovativo, quindi comincio con un'innovazione. Qui non vi ho distinto tra innovazione di processo, organizzativa, di prodotto, però più spesso è l'innovazione di prodotto che guida tutta la danza. Comunque sia, è un aspetto di estremo interesse e dovrebbe essere di interesse anche per il policy maker, cioè chi parte con l'innovazione. Se io devo semplicemente assecondare delle strategie condivisibili da parte delle imprese, sappia che questa è la componente più preferita, diciamo così, mentre l'ultima componente è sempre quella della ricerca. Quindi per fare ricerca c'è bisogno già di consolidare un pochino il proprio percorso. Questo è un altro elemento. Per biennio sono concetti un po' noiosi e forse neanche così semplici, però che danno un senso. Se noi diciamo che si ha un percorso di upgrading, di miglioramento, non è tutto oro, perché esistono debolezze e fragilità che sono rappresentate in primo luogo dalla instabilità delle strategie. Cioè io comincio a fare innovazione e poi l'anno successivo non le faccio più, comincio a fare ricerca e la interrompo, comincio a fare esportazioni e le interrompo. Questa è una percentuale di stabilità, quindi la persistenza nei bienni, e vedete che l'innovazione tra l'altro qui è un pochino sovrastimata perché l'abbiamo messa tutta insieme. Se voi provate a dividerla tra innovazione di prodotto e di processo, le percentuali sono molto meno stabili, ma la metà di quelli che fanno ricerca in un anno, due anni dopo, non la fanno più. Questa rotazione ha componenti fisiologiche legate naturalmente ai vincoli e in particolare a vincoli finanziari che poi vedremo un pochino meglio. Sull'export invece la stabilità è più forte. Questi sono il secondo passaggio, cioè quello era il primo, quello che abbiamo visto prima con quel grafico a barre. Questo è il secondo, cioè una volta che io nel primo anno ho fatto innovazioni di un certo tipo, cosa faccio in seguito? Grosso modo vedete che più o meno si conferma il gioco. In giallo sono evidenziate, diciamo così, le diagonali, cioè chi faceva innovazione di prodotto un anno cosa fa due anni dopo, quello lo stesso per la ricerca e lo stesso per l'export, e vedete che la stabilità dell'export è maggiore, quella della ricerca è più alta, quella dell'innovazione è più bassa di quella che sembrava prima, perché abbiamo splittato e qui facciamo riferimento solo all'innovazione di prodotto. Che cosa vuol dire? Che comunque c'è una preferenza, qualsiasi sia il primo passaggio, per le esportazioni, naturalmente. E rimane il fatto che la ricerca è l'ultimo passaggio perseguito. Questo è un passaggio un po' complesso, ma che cos'è che abbiamo voluto fare nel volume? Lo troverete in modo abbastanza evidente. Abbiamo fatto delle stime econometriche sugli effetti dell'upgrading e del downgrading sulla crescita. Per certi versi, diciamo, la questione è sempre, diciamo, noi corriamo il rischio sempre di essere un po' banali. Che cosa diciamo? Diciamo che chi fa degli upgrading dà un contributo alla crescita e chi fa del downgrading dà viceversa un contributo al calo. Quindi cose per le quali non c'è bisogno di chissà che lavoro. Il lavoro è viceversa importante perché ci offre delle quantificazioni e quindi ci dice che il contributo degli switch, cioè di chi passa da una categoria all'altra, è comunque un contributo sensibile, apprezzabile in parecchi anni, che il contributo degli upgrading è molto alto e che quindi lavorare sul rafforzamento degli upgrading e il calo dei downgrading è un elemento estremamente importante per la policy che noi possiamo avere. Chiusa l'indagine a gennaio 2020, dopo due mesi sapete che è successo il patatrac con il Covid. Abbiamo fatto un supplemento di indagine perché ci sembrava che potesse essere un caso estremamente interessante
quasi, non dico di controfattuale, ma quasi diciamo di uno studio di eventi, cioè dire che come sono cambiate le cose con uno shock, dove il come sono cambiate le cose per noi non era così importante dal punto di vista della previsione del calo, quanto piuttosto in due aspetti. Primo, che profilo avevano i soggetti che hanno avuto il maggiore shock, e secondo, quali sono gli effetti sulle variabili strutturali. Vado rapidissimo, vedete una cosa molto preoccupante per certi versi e interessante per altri, la componente di ricerca è stata quella che vede peggio le prospettive a 12 mesi rispetto alle altre, lo stesso quella che è più innovativa in termini di fatturato, ed è anche quella che ha una minore incidenza sul calo degli occupati. Come dire, i soggetti impegnati nella ricerca sono più attenti a perdere la propria occupazione, quindi cercano di difenderla strenuamente. Qui è testo che purtroppo è la prassi per chi fa il ricercatore come me, e quindi sono cose noiosissime, lo capisco, l'alternativa è rappresentarvi un grafico con i risultati delle stime, perché naturalmente per poter avere una qualche considerazione delle conseguenze del Covid bisogna stimare gli effetti a parità di altre condizioni, quindi inserire quelli che si chiamano controlli strutturali, le caratteristiche di esposizione alla pandemia e così via. E però si conferma che gli effetti sulle strategie di lungo periodo, come gli investimenti in ricerca e per le imprese internazionalizzate e innovatrici, è una cosa molto molto preoccupante. Questo è un effetto poco considerato nelle misure prese dalla politica negli ultimi tempi, perché si cerca più che altro di dare liquidità o di offrire elementi, diciamo così, di stabilità al sistema, ma gli effetti sulle strategie di crescita possono essere effetti che si proiettano nel lungo periodo. Questo qui è un grafico bellissimo, su cui poi non posso soffermarmi più che tanto. Che cosa vorrei dire? Semplicemente questo. Qui in alto a sinistra vedete le opzioni strategiche. Su questo la politica fino adesso realizzata è stata molto deludente, cioè non ci sono grandi strategie, non ci sono persistenza di strategie, questi elementi naturalmente sono particolarmente deludenti, insomma, in qualche modo, e bisogna lavorare molto su questi aspetti, soprattutto deludenti dal punto di vista dell'implementazione. Ci tornerò in chiusura molto, molto, molto rapidamente. Tutta la parte relativa a strumenti fondamentali della politica industriale, come gli strumenti di regolazione dei mercati, regolazione non solo nel senso del controllo da abusi, ma regolazione come strumento di sviluppo, pensate per dire, che ne so, leggi sugli imballaggi per fare un caso, o leggi di vincolo a favore della circular economy. Insomma, ci sono tantissime aree in cui la regolazione ha un ruolo fondamentale, e se condivisa naturalmente può essere uno strumento di crescita. La domanda pubblica, neanche a dirlo, è uno strumento fondamentale, l'abbiamo visto anche adesso con i vaccini, è tuttavia uno strumento che noi in condizioni normali non siamo in grado di usare. Forse su questo una riforma straordinaria sarebbe assolutamente prioritaria. Quello che rimane sono le politiche fatte per assecondare le tendenze spontanee del sistema, che sono state molto gradite. Io credo che il mio tempo sia sostanzialmente esaurito, e quindi vi rinvio al volume. Queste sono le politiche fatte in termini di spesa, la linea rossa, e gli investimenti collegati, la linea blu. Vedete che la spesa non si è mossa sostanzialmente, con poche oscillazioni, ma è aumentata in modo significativo la leva, cioè si sono preferiti strumenti con un basso impegno in termini di spesa, con una grossa moltiplicatore, come per esempio interventi legati alle garanzie, interventi legati
a piccole agevolazioni, come sono come piccole agevolazioni in termini di impegno per la finanza pubblica, come è stato per esempio tutta la partita delle leggi che hanno usato lo strumento bancario come leva per intervenire. Sono leggi molto diffuse, molto gradite agli operatori privati e quindi in particolare alle imprese, che hanno avuto una diffusione straordinaria. Sono anche leggi che tuttavia non possono servire a tutto. Ci tornerò in chiusura. Due vincoli, dicevamo. Primo, capitale umano. Qui c'è il paradosso di un circolo vizioso, un circolo virtuoso che si accorgono delle criticità in termini di competenze solo le imprese che hanno che accettano le sfide della ricerca, dell'innovazione, e non le altre, che sono viceversa quelle che proprio non ci si affacciano. E tendenzialmente la circolarità sta nel fatto che non si affacciano perché non hanno né un management né una struttura professionale in grado di affrontarle. Questo è un circolo molto preoccupante, che tuttavia è al centro delle strategie di lungo periodo che noi abbiamo di fronte. L'unica utilità, diciamo, di queste nostre rilevazioni, confermate anche da rilevazioni internazionali per la verità, in cui per esempio l'Italia è agli ultimi posti come problematica, cioè noi abbiamo quasi un decimo dei problemi di competenze della Germania, il che naturalmente è abbastanza ridicolo come considerazione, ma significa anche che politiche, per esempio come i voucher, come una serie di politiche che puntano sulla domanda spontanea dei privati, non sono ragionevoli in questo campo. Questa è un'altra, l'altro vincolo è quello naturalmente finanziario. Questo è il fabbisogno dichiarato da indagine nostra per coprire le necessità di finanziamento della ricerca e sviluppo. Non è così diversa dalle necessità di finanziamento degli altri investimenti. Vi faccio notare solo due piccole cose. La prima è che, al di là, tolto l'autofinanziamento, che naturalmente fa la parte del leone, le fonti esterne bancarie sono di gran lunga quelle più importanti. Gli investitori istituzionali in questo campo, che tipicamente dovrebbe essere il loro campo di elezione, sono praticamente assenti. Hanno percentuali risibili, persino più basse di quelle presenti nel finanziamento degli investimenti. È come se gli investitori istituzionali fossero avversi al rischio, che è una cosa, a rischio tecnologico quantomeno, che è una cosa francamente singolare. Nonostante tutto, nonostante i miglioramenti straordinari che ci sono stati nella patrimonializzazione delle imprese italiane, come ci dicono le analisi sui bilanci che ha fatto il CERVED anche recentemente, nonostante il calo del rapporto di leva che è presente, che è molto forte, nonostante tutto ciò le imprese si sentono molto razionate. Noi al razionamento sul credito dedichiamo molte sezioni, proprio perché è un fenomeno difficile da cogliere, è un fenomeno che sulla base di una domanda secca porta sempre a risultati un po' singolari. Quello che però vi vorrei far vedere con questa slide, che è molto brutta, è proprio il fatto che comunque la vogliamo misurare. Qui abbiamo quattro dei sei, sette indicatori che noi usiamo. Comunque la si voglia misurare, le imprese che presentano ricerca e sviluppo sono imprese che sono più razionate delle altre, in misura più o meno diversa. Certo, 50% sembra una percentuale francamente troppo elevata, e vedete che il range delle percentuali cambia moltissimo a seconda se il razionamento è forte, medio forte, ex ante, però comunque la gerarchia è abbastanza stabile, cioè dire le imprese con attività dinamiche sono sempre più razionate delle altre. Questo è un elemento che evidentemente cozza contro, è come se appunto la struttura bancaria, la struttura dei finanziatori fosse attenta a una solidità backward looking, quindi che guardi all'indietro, quindi che guardi dai bilanci
in precedenza e non fosse interessata invece a strategie che consentono in alcuni casi la prospettiva delle imprese. La risposta del capitale è una risposta degli investitori istituzionali è una risposta francamente un po' singolare, deludente, nel senso che sul grafico vedete il mercato italiano del private equity, del venture capital di fonte AIFI e vedete che è sostanzialmente fermo da tempo, nonostante ci siano interventi pubblici estremamente consistenti. E tutti gli altri strumenti che ho citato nel riquadro sono strumenti che hanno a loro volta un'applicazione molto molto piccola, tolta l'ACE, su cui il discorso è a parte, perché è uno strumento di agevolazione fiscale che, se non vado errato, negli ultimi 6 anni è stato messo e tolto 4 volte, qualcosa del genere, quindi una volta tolto. Quattro volte solo dai due governi Conte, nel senso una volta tolto, una volta rimesso, una volta tolto, una volta rimesso. E questo naturalmente taglia le ali a uno strumento di questa natura. Le altre operazioni troverete nel volume, le quantificazioni sono sempre molto molto piccole. Io vorrei chiudere solo facendo un cenno doveroso, vista anche la gentilezza di Federcasse e gli interventi che ci sono stati e anche il sostegno che Federcasse stessa ha dato all'ultima versione dell'indagine, per vedere molto rapidamente i progressi. Si tratta anche qui di un'analisi di tipo qualitativo, cioè dire qui non è solo quanto è cresciuta l'intermediazione, come ci ha detto il Presidente in apertura, ma si tratta di vedere, per esempio, se il profilo di queste imprese è un profilo di qualità più o meno alta. Devo dire che noi abbiamo fatto questo nel riquadro di sinistra, vedete le imprese integrate, intermedie e statiche, come ce l'avevamo viste, come le avevamo descritte prima. Vedete il grandissimo aumento della presenza dei rapporti con BCC all'interno delle imprese integrate. Ma la cosa che ci sembrava interessante era rapportarla a quello che potrebbe essere un benchmark, cioè se noi consideriamo la banca più presente all'interno del comparto delle imprese attive in esportazioni, in ricerca e così via, che è UniCredit, vediamo che fatto 100% il valore di UniCredit nel 2011, le BCC erano al 16%, fatto lo stesso valore nel 2019 era al 60%, quindi un progresso molto molto alto. E badate che questa crescita così forte è stata paradossalmente persino più forte nel Mezzogiorno che non nel resto dell'Italia. E la crescita delle statiche, che pure c'è stata, è stata portata a un livello superiore a quello dello stesso UniCredit, quindi al 102%, quasi a consolidare questo elemento, ed è stata una crescita quasi tutta legata alla componente del Centro Nord. Io finirei qui, ho altre due slide sulla parte di policy, ma credo che potrebbe essere utile, semmai, se ce ne fosse spazio, tornarci brevemente. Grazie Raffaele, sei stato molto bravo nel condensare un enorme lavoro in un numero relativamente contenuto di slide. Io a questo punto faccio veramente il passaparola, perché vogliamo mantenere dei tempi un po' ritmati e ci sono interventi, diciamo, sicuramente di grande interesse, quindi io introdurrei subito Giorgio Gobbi, è già stato detto il direttore della sede di Milano della Banca d'Italia, ha fatto una lunga carriera in Banca d'Italia, è stato primo anche capo del servizio della stabilità, servizio di stabilità finanziaria. Ma in questo contesto ci piace ricordare in effetti che è soprattutto anche uno studioso del rapporto banca-impresa, un tema sul quale ha scritto molto, cose importanti, e ha sempre, diciamo, dimostrato un genuino interesse anche per la nostra categoria, il ruolo delle banche locali e cooperative. Quindi con grande piacere che passo la parola a Giorgio Gobbi per i suoi commenti. Grazie. Grazie.
Buonasera, faccio un ultimo tentativo di condividere lo schermo, se funziona funziona, se non funziona ci rinuncio. Vedete qualcosa? No. No. Niente. Allora, buonasera di nuovo. Io ringrazio molto di essere... mi sentite? Io non ho ritorni sull'audio. Bene. Io spero che mi sentiate. Allora, ringrazio per l'invito. La sentiamo correttamente, sono in onda le slide che mandiamo dalla regia. Benissimo, grazie. Allora, io vi ringrazio, intanto ringrazio Federcasse per l'invito a condividere alcune riflessioni, non tanto sul rapporto, perché il rapporto è così ricco e complesso che... nonostante l'abbia ricevuto con un po' di anticipo, fare un commento proprio al rapporto richiede forse un po' più di tempo. Quello che invece dal rapporto, che è per la richiesta del rapporto, io accoglierò uno spunto che è la parte finale del professor Brancati, che ha illustrato, che è quello delle questioni finanziarie. E questo perché, avendoci lavorato una trentina d'anni su queste cose, mi sono fatto delle idee, giuste o sbagliate che siano, che voglio condividere con voi e che hanno soprattutto a che fare con l'interpretazione della crisi, delle crisi, cioè gli anni delle crisi che danno il titolo alla ricerca, e anche su quella che è appena iniziata. Cioè, io quello che farò, tornerò due parole sul nesso tra finanza, innovazione e crescita. Mi soffermerò su quello che è la struttura finanziaria delle imprese italiane precedente, subito prima della pandemia, e cercherò di argomentare che questa struttura finanziaria delle imprese era vulnerabile dal circolo vizioso recessione, stretta finanziaria, recessione. La domanda che ci possiamo porre è quando c'è questo tipo di come è ben documentato nella ricerca, che fa vedere che cosa succeda dopo ciascuna fase di crisi, quanto venga spazzato via che non è consolidato, cioè nelle fasi avanzate venga spazzata via dalla stretta finanziaria che a sua volta amplifica la recessione. La domanda che è lecito porci è quella che si ponevano Reinhard e Rogoff dopo la crisi di Lehman e dopo la crisi finanziaria globale. Questa volta è una crisi diversa. Ora, giusto per Rogoff, in qualche pubblicazione durante l'estate scorsa, sosteneva che questa volta è una crisi effettivamente diversa rispetto a quelle che hanno caratterizzato i diversi secoli della loro precedente analisi. Allora, se passiamo alla... Allora, ci sono due questioni. Allora, la prima parte è la questione strutturale, che riguarda sostanzialmente gli ultimi vent'anni prima e forse anche di più se andassimo a guardare indietro, prima della la fase 2008-2019, perché il 2020 è bene. Allora, la domanda è quanto hanno pesato, come hanno pesato la struttura finanziaria che abbiamo in questo paese, è una struttura finanziaria che ereditiamo praticamente dall'Unità d'Italia, sulla crescita. Quindi noi c'è una vastissima letteratura empirica, teorica, narrativa sul nesso su finanza e crescita, la quale mi pare che ormai sia, devo dire, con un'opinione condivisa tra gli studiosi e tra gli esperti della materia, che esiste un nesso, cioè la disponibilità di risorse finanziarie è un motore della crescita, è un ingrediente della crescita, è tutto un motore, ma che non è solo una questione di quantità di finanza, ma esiste anche un problema di qualità della finanza. Innovazione e crescita, e non necessariamente, lei può essere anche disgiuntiva, noi possiamo anche avere crescita senza difficile, ma senza innovazione, anche la crescita non particolarmente innovativa, necessitano di finanza che sia in grado di assorbire i rischi senza innescare circoli viziosi. Questo tipo di finanza ha tipicamente il patrimonio, e quindi la utilizzerò il patrimonio come identificativo principale di questo tipo di finanza,
abbiamo lavorato tanto anche assieme agli studiosi, cioè ci sono anche forme di credito o di debito verso gli intermediari che hanno una condizione intermedia, e i colleghi del credito cooperativo sanno come questo tipo di credito possa avere un ruolo in questa direzione, ma non c'entrerò. Il mio punto è che nonostante la slide che è stata presentata dal professor Brancati in conclusione sulla percezione diffusa del razionamento, in realtà le imprese percepiscono effettivamente di essere razionate, ma questa è la conseguenza non di un problema di quantità, ma di un problema di qualità. Per chiudere con questa introduzione, forse un modo banale di porre la questione è che c'è un problema fondamentale in un'economia di mercato. La crescita e l'innovazione, a maggior ragione, sono attività che comportano che qualcuno si assuma dei rischi. L'esito, l'outcome finale del processo, cioè l'intensità della crescita, l'intensità dell'innovazione, è fondamentalmente dipende a livello, almeno a livello macroeconomico, della ripartizione di questi rischi tra tre soggetti. Uno sono le imprese, cioè gli imprenditori o gli apportatori di risorse patrimoniali nelle imprese. L'altro sono gli intermediari, che nel nostro paese sono le banche, fondamentalmente. E il terzo soggetto è lo Stato. L'articolazione di questi tre soggetti che si assumono i rischi della crescita e dell'innovazione è fondamentale per l'output che abbiamo. Allora, se passiamo nel prossimo grafico, vediamo che questa è la struttura finanziaria delle imprese italiane fotografata subito dopo, cioè all'inizio della crisi, dell'uscita dalla crisi. Dopo vedremo anche i cambiamenti. La questione è che se noi continuiamo nella proxy che la forma di finanza che assorbe maggiormente i rischi è il patrimonio, le imprese italiane già nel 2016 stavano, questa è schiacciata la figura, ma erano squilibrate tra una componente rossa in questa figura, che è il debito bancario, che schiacciava il patrimonio. Nonostante il 2016 fosse già, risentisse già di un fenomeno di aggiustamento molto, molto forte, adesso se vediamo la slide successiva. Prima di tutto occorre dire che questo divario non dipende dalla specializzazione produttiva né dalla dimensione. Queste sono regressioni che sono state fatte a suo tempo dai colleghi, dai miei ex colleghi, ma sono ancora colleghi della ricerca economica. Insomma, non saranno analisi statistiche raffinatissime, ce ne sono anche di più raffinate. È una differenza che quando la facciamo rispetto ai paesi dell'area dell'euro prescinde dalla dimensione, prescinde anche dal settore. Quindi è un fatto più strutturale. È un fatto più strutturale che si mantiene ancora adesso, cioè questo era il 2016, noi vediamo dopo anche anni, questa è la fine del 2019, sulla relazione sulla 2019, noi continuiamo a mantenere questa parte rossa che è il debito bancario, che è molto, molto più elevata rispetto questo riguarda la componente di credito bancario, quindi e il livello complessivo dei debiti rimane. Con il problema della Germania, ma la Germania è un problema a parte che ci vorrebbe un documento a parte, noi rimaniamo ampiamente superiori all'area finanziaria, all'area dell'euro, alla Spagna. Nella parte destra della figura vedete che c'è stata effettivamente una riduzione dell'area finanziaria, alla quale hanno contribuito tutte le categorie di imprese e soprattutto nella parte subito dopo la prima crisi hanno contribuito le imprese micro e le imprese più piccole, ma il modo come hanno contribuito, come vediamo nella slide successiva, è peculiare, nel senso che il loro contributo per questo tipo di imprese è avvenuto principalmente uscendo dal mercato. Cioè le imprese più indebitate in questa fase, dopo la crisi dei debiti sovrani, sono uscite dal mercato. Mentre chi è uscito dalla crisi aumentando il patrimonio sono state principalmente, ma anche se non solo, le imprese medie e forse quelle grandi. Questo porta, se possiamo andare avanti, chiedo scusa per questa, ecco, questo
comporta il fatto che una debolezza strutturale di tipo patrimoniale ha quello che chiamiamo un ciclo recessione crediti deteriorati. Queste sono solo le sofferenze, perché non, per le serie lunghe gli NPL, come abbiamo adesso, non li abbiamo. E quindi vediamo che ogni volta che noi abbiamo un calo, una recessione, la prima che abbiamo è quella degli inizi degli anni 90, abbiamo un picco nei crediti deteriorati, che poi diminuiscono, ci mettiamo tantissimo tempo a riassorbirli, anni e anni, e poi tornano al picco successivo, alla crisi successiva. O qualche figura un pochino più, cioè in passato si può andare anche molto più indietro nel tempo, per le statistiche sui crediti deteriorati diventano poi molto più difficili da ricostruire. Quindi quello che succede fondamentalmente è che ogni recessione sposta il grosso del rischio, e quindi delle perdite, si sposta sui bilanci delle banche. Ma questo, spostandosi sui bilanci delle banche, con perdite notevoli, come vediamo nel grafico successivo, queste sono le rettifiche di perdite su crediti, cioè quindi le perdite di valore dei crediti in rapporto al risultato lordo di gestione, cioè alla utilità, agli utili correnti, e vediamo che ci sono degli anni in cui sono molto superiori e quindi mangiano capitale alle banche. Quindi il rischio assorbe il rischio dalle imprese, viene trasferito alle banche, le quali a loro volta sono indebolite e, se possiamo passare alla slide successiva, dopodiché succede che non ci so, non avendo aumentando i profili di rischio, le banche con le perdite diventano avverse al rischio, stringono il credito e alimentano di nuovo, o accentuano la recessione o rallentano la crescita economica. Come vedete, fondamentalmente, se escludiamo il 2018, noi abbiamo avuto una ripresa dalle crisi precedenti sostanzialmente senza credito. Questo è un modello l'assorbimento, certo, ovviamente anche i patrimoni privati delle imprese che sono fallite. Questo è un primo aspetto, cioè avere spostare sugli intermediari e non avere una struttura finanziaria delle imprese in grado di assorbire le perdite in maniera rilevante fa sì che si inneschino questi cicli, e quando c'è la stretta creditizia le attività innovative, che sono ben studiate nel rapporto del MEF, probabilmente sono anche tra quelle che sono percepite come più rischiose. E qui il problema dell'aggiustamento finanziario, della struttura finanziaria delle imprese italiane, più volte è cominciato e più volte è stato arrestato dalla crisi successiva. Le politiche sono state menzionate, qui abbiamo avuto un po' di stabilità politica, nel senso che ad esempio dell'ACE, ma l'ACE è stato cambiato negli ultimi anni, ma già era stato introdotto e poi cancellato con altro nome da metà degli anni 90. Cioè una legislazione fiscale favorevole al debito che non delle imprese è stata con più volte, poi ci sono tutta una serie di altre iniziative volte a favorire e la domanda di domanda e l'offerta sul capitale di rischio, tutte con successi parziali o limitate, queste del genere. Quello che alla fine poi succede è che in molte circostanze è stato molto più comodo, politiche gradite agli operatori, come diceva giustamente il professor Brancati, succede che lo Stato si prende una parte di rischio con la garanzia sul credito. Fondamentalmente questo è quello che è successo con l'enorme sviluppo prima ancora della pandemia. Noi stiamo parlando del mondo pre-pandemia, quello che è successo con l'enorme successo del Fondo Centrale di Garanzia, che una cosa abbastanza inconsueta, ha continuato ad aumentare la propria attività e a aumentare i prestiti garantiti anche nella fase moderatamente favorevole che abbiamo avuto tra il 2016 e il 2019, quando in realtà quello dovrebbe essere uno strumento di assicurazione e di cosa. Quindi quello che manca è una parte di... l'altra questione, c'è un'altra questione importante. Che una volta dovunque cade il rischio, in questo caso è caduto nelle ultime recessioni prevalentemente sulle banche, poi recuperare, risolvere l'eredità è un processo lunghissimo.
Questo devo dire, io il primo lavoro che ho fatto quando sono entrato in Banca d'Italia, ormai era subito dopo la crisi degli anni 90, fu un'indagine che facemmo sul recupero dei crediti, sui tempi e l'efficacia di recupero dei crediti. Subito dopo la recessione che è seguita al credito sovrano, ne abbiamo fatta un'altra. Poi adesso ci sono una serie di rilevazioni molto più articolate, molto più dettagliate, ma il punto è quanto poco progresso sia stato fatto e quanti questi progressi siano labili. Per cui se i crediti deteriorati, nella risoluzione delle pratiche rimangono o nei bilanci delle banche o vengono trasferiti ad altri operatori senza che vi sia una liberazione delle risorse, un riutilizzo delle risorse, che siano i capannoni o che siano anche risorse finanziarie da riallocare ulteriormente, questo viene sottratto al potenziale di crescita. Cioè oggi leggevo un'agenzia poco prima che il presidente o il vicepresidente dell'ANCE si lamentava che i soggetti non bancari che gestiscono i crediti deteriorati sui metodi, insomma, sugli effetti depressivi e letali per la vita di molte imprese. Però il problema è che da qualche parte non abbiamo procedure rapide per recuperare le risorse che sono incagliate, che vengono incagliate, e questo probabilmente porta uno degli elementi che contribuisca alla scarsa propensione a prendere rischi da parte degli investimenti privati. Questo è, credo che sia un complemento a quello che ha detto il professor Brancati su quali sono le origini del vincoli finanziari. Ora, entrare su quali politiche, sulle cause, su come farle, è probabilmente, abbiamo anche qui fatto molti convegni molto rapide, però il punto fondamentale è che noi arriviamo sostanzialmente alla nuova crisi con questa situazione in cui, nonostante il miglioramento della situazione patrimoniale delle imprese, nonostante anche il miglioramento nelle procedure di recupero delle attività delle imprese, perché l'attività di impresa è rischiosa, delle imprese rischiose che non hanno avuto esito positivo, però complessivamente noi ci ritroviamo con molti di questi problemi non risolti. Possiamo passare oltre? Ecco, due poche parole, perché non voglio portare via troppo tempo alla discussione, al resto del dibattito. Sulla pandemia, andiamo rapidamente. Ecco, questo è semplicemente lo shock macroeconomico dovuto principalmente alle misure di contenimento e... Allora, una questione che è diversa, perché potremmo pensare che è diverso? Perché la macchina economica non è stata, il primo motivo è che la macchina economica, almeno la parte industriale, non pare essere intaccata. Difatti, questi dati sono fermi al terzo trimestre del 2020, noi vediamo che non appena è stato possibile o è stato fatto allentare le misure di contenimento, abbiamo avuto un forte rimbalzo di tutte le componenti del domani. Non successe così dopo lo shock sia della crisi Lehman, dopo la crisi Lehman l'economia italiana non ripartì proprio, ripartì molto lentamente e si assommò la seconda crisi. Quindi questo è un elemento per cui ci potrebbe fare sperare che non questa volta sia diverso e non entriamo. Il secondo elemento è la slide successivo. Il secondo elemento è che questa volta per una serie di misure che hanno interessato molte dimensioni, da quella fiscale a quella monetaria a quella regolamentare, abbiamo avuto lo Stato è intervenuto fortemente per assumere parte del rischio o per congelare parte del rischio. Queste sono le percentuali dei prestiti alle imprese, per fare un esempio, quelle che sono o in moratoria ex lege o garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia e della SACE. Stiamo parlando di oltre il 40% dei prestiti. Quello che ha fatto, queste misure hanno fatto, hanno evitato che, quello che dicevo prima, hanno tagliato il fatto che si propagasse il ciclo da recessione, in questo caso dovuto a una causa eugenica, bilanci delle banche, stretta finanziaria, ampliamento della recessione. Ora, possiamo parlare bene o male di queste misure, possiamo avere
tutte le opinioni che abbiamo, però questo è stato un fattore di successo, perché se non avessimo avuto questo tipo di intervento, probabilmente a settembre non avremmo avuto quel rimbalzo dell'economia, ma avremmo avuto qualche altro tipo di bloccare l'uscita. Pagina slide successiva, per favore. Questo ha fatto sì, e questo fa vedere che non abbiamo avuto la relazione che abbiamo visto nella figura in precedenza tra crediti deteriorati e calo del prodotto. Questi sono i nuovi crediti, i tassi di insolvenza delle imprese che hanno raggiunto un minimo storico più o meno in concomitanza con la forte caduta della recessione. So far so good, direbbero, quindi questo è un elemento estremamente importante. Queste sono state misure ponte, nel senso che hanno avuto l'obiettivo, e ci sono in parte riuscite, per quello che se la pandemia finirà in un tempo relativamente contenuto, avremmo portato gran parte delle imprese al di là di questo baratro e da lì riprenderemo, è questa condizione. Ora, questo è estremamente costoso, non è un meccanismo a costo zero, però è estremamente costoso, però probabilmente nel complesso, se la pandemia riusciamo a ritornare a livelli produttivi, riusciamo a superare la pandemia ed evitare che diventi cronico, questo ciclo di misure di restringimento delle misure della pandemia, aumento dei contagi, probabilmente riusciranno nel loro effetto. Se ci fa vedere gentilmente la slide successiva. Ecco, questo dicevo che ha congelato. Questo è un grafico che a me piace molto, che hanno fatto i miei colleghi della ricerca economica, che sono il numero di nuove imprese, la dinamica di imprese. Allora, non è sorprendente che il numero delle nuove imprese in una pandemia, e soprattutto nella fase più acuta, nessuno apre delle imprese, ne aprono molto poco, si riaprono quando riparte l'economia e i tassi rimangono sotto. Ma quello interessante nella slide successiva, che è il numero di imprese uscite dal mercato, che nel 2020, nonostante la pandemia, è stata praticamente sempre sistematicamente inferiore a quella del 2019. Quindi significa che la coperta tratta dal tappeto di elastico messo sotto l'economia da tutte queste misure, ripeto, la cui efficienza va valutata, ha avuto il successo. Se andiamo avanti, per favore, così provo a chiudere. Allora, cosa c'è la contropartita? La contropartita però è che proprio per far fronte alla liquidità, alle imprese, alle esigenze di liquidità, ma soprattutto alla grande incertezza di fronte, i prestiti alle imprese sono aumentati notevolmente. Questi sono i tassi di crescita, il credito sta con poche differenze tra quelle grandi e quelle piccole, anche per le imprese con meno di 20 addetti siamo su tassi di crescita del credito attorno al 7%. Che cosa ne fanno le imprese di questo credito? Se mi fa vedere la slide successiva. Ah no, questo è un altro modo per vedere che sta crescendo il credito totale al settore privato in percentuale del PIL, ma non è sorprendente. Nella slide successiva questo fa vedere che cosa fanno le imprese di questi crediti, che ridepositano in larga misura presso le banche. Quindi, a parte questo, ovviamente sono perfettamente consapevole delle questioni delle bias di aggregazione e così via, ma a livello aggregato i depositi delle imprese sono aumentati più o meno pari pari di quelli che sono aumentati il volume dei prestiti. E questo, qui la scala è diversa, perché le imprese più grandi, avendo gestioni di tesoreria più ampie, hanno dei depositi più ampi, ma anche la parte delle imprese con meno di 20 addetti ha seguito questo trend. Quindi c'è molta liquidità e questo è buono in vista di una ripresa di fronte al futuro. Se mi fa vedere l'ultima slide, provo questa ultima slide. Quindi il problema è tutto questo debito è sostenibile? Tendenzialmente sì, perché c'è una liquidità e soprattutto la forte liquidità, quindi la liquidità sugli attivi già era a livelli storicamente molto elevati, gli oneri finanziari erano particolarmente bassi, nonostante il leverage fosse elevato. Mi fa vedere l'ultima slide. Ecco, il problema dei tassi di interesse è fondamentale. Cioè, i tassi di interesse sui prestiti, questi sono tutti i tipi di prestiti, ci sono delle differenze di livello e così via, sono a livello storicamente bassi. Questa è una variabile che dovremmo guardare molto, perché
nel 2011-2012 quello che fece scattare tutti i nostri problemi fu il fatto che l'uscita dalla recessione post Lehman e post in Italia sostanzialmente non ci fu. Fu una crescita molto molto modesta e gli investitori si cominciarono a porre dubbi sulla sostenibilità dell'enorme debito pubblico italiano. Abbiamo un enorme debito pubblico, abbiamo aumentato il debito privato, come abbiamo visto. La politica monetaria, stando alle dichiarazioni della BCE, rimarrà accomodante quanto basta. Il vero problema è che non si riaprono i premi a rischio sul debito italiano. Come si possono riaprire i premi a rischio? Il timore è che succeda quello che successe nel 2011, quando i segnali di crescita di uscita dalla crisi furono molto, molto modesti. Quindi, se l'utilizzo delle risorse del Recovery Fund, le politiche economiche che saranno adottate nei prossimi, non saranno politiche economiche di forte sostegno, di forte uscita dalla crescita, potremmo tornare ad avere qualche problema. Quindi, in un certo senso, questa crisi è effettivamente diversa da quella precedente, perché è stata interrotto tagliato il ciclo vizioso tra restrizione finanziaria e è stato attraverso politiche molto costose in termini di debito pubblico. Il loro rendimento sarà elevato, tanto più elevato quanto più le politiche adottate saranno politiche che favoriranno la crescita in maniera rapida. Ciò non toglie che quando ritorneremo lì, ritorneremo a tutti i problemi che la ricerca del team del professor Brancati ha mostrato. Avremo ancora tutti quei problemi da riaffrontare. Io ho finito, non so quanto tempo ho rubato, ma vi ringrazio. Grazie Giorgio, grazie mille. Come sempre, chiaro, efficace, ci ha dato un ottimo quadro dei rischi e delle opportunità dell'attuale contesto, ma anche della stabilità dei problemi che affrontiamo nel tempo sulla struttura finanziaria delle imprese, troppo debito, poco capitale, tempi di recupero dei crediti derivati lunghissimi. Sembra essere quasi un contraltare a questa stabilità dei temi di politica economica, contraltare invece dell'instabilità politica, che forse è stato uno degli elementi che ha fatto sì che non siamo riusciti a mettere mano in maniera forse determinante su questi temi. Ma non voglio invece togliere tempo alla professoressa Anna Giunta, che ricordo è professore ordinario di economia applicata dall'Università Roma III, anche direttore del Centro di Ricerca Economiche e Sociali Manlio Rossi Doria, un centro di eccellenza di Roma III, ha un interesse di ricerca che vanno dalla politica industriale, organizzazione delle imprese, internazionalizzazione delle imprese e anche catene globali del valore, quindi un background perfetto per fare qualche commento sul rapporto del MET e sui temi che abbiamo ascoltato. Passo quindi la parola con vero piacere alla professoressa Anna Giunta. Buonasera a tutte e a tutti. Io vorrei davvero ringraziare di cuore per il graditissimo invito il presidente di Federcasse, il dottor Augusto Dell'Erba, il direttore Sergio Gatti e il direttore Juan Lopez. Vorrei anche cogliere l'occasione per complimentarmi con gli autori del rapporto, Giovanni Barbieri, Emanuele Brancati, Raffaele Brancati e tutte le altre e gli altri che a diverso titolo hanno contribuito a questo ricchissimo e molto interessante rapporto. Io provo ora a condividere lo schermo. Si vede? Riuscite a vedere? Sì, si vede correttamente. Perfetto, grazie. Quello che io farò è proverò a commentare alcuni aspetti del rapporto e anche ponendo in riferimento alcuni dei temi trattati,
ponendoli in riferimento con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Secondo me questo rapporto ha moltissimi punti di forza. Come si dice oggi, comincio con la narrativa, soprattutto il titolo. Il titolo a me pare molto indovinato, Gli anni delle crisi, gli anni del nostro scontento, mi verrebbe da dire. Infatti il percorso è molto ampio, dalla crisi, dalla crisi finanziaria del 2008 fino a quella pandemica del 2019. A me verrebbe da pensare, qualcuno lo accennava prima, il dottore Gobbi, che in realtà la crisi forse andrebbe addirittura retrodatata, ed è dalla seconda metà degli anni 90, a mio avviso, che il mondo cambia. Cambia il sistema dei pagamenti internazionale, cambia il paradigma tecnologico, cambia la globalizzazione, ricordiamo l'entrata della Cina nel WTO, e sembrava che le imprese non se ne accorgessero. Quindi questo tipo di approccio è molto indovinato. La prospettiva che adottano, ha fatto bene Raffaele Brancati nel tempo a disposizione a sottolinearla, è estremamente interessante. Perché? Perché è proprio il punto di forza del rapporto, quello di cercare di dissezionare, di approfondire che cosa accade, quali correnti si muovono al di sotto di un mare apparentemente immobile, cioè quali sono appunto le strategie che intraprendono le imprese, microfondando tutti i loro ragionamenti, ed hanno ragione a dire che questo è assolutamente un unicum. E da questa tecnica di ricerca emerge che le imprese sono estremamente eterogenee e che mettono in moto strategie molto diverse. Infine, la ricchezza delle tecniche di analisi. Raffaele prima faceva riferimento ai suoi econometrici integralisti, e ben vengano, perché davvero il rapporto è molto robusto, anche perché si passa appunto dalle analisi per la classificazione delle imprese, la tassonomia di imprese statiche, di imprese intermedie, di imprese integrate, fino all'analisi controfattuale, e quindi è molto è anche molto robusta da questo punto di vista. E poi il tempismo di queste analisi, cioè lei lo diceva prima, noi abbiamo chiuso un'analisi prima dello scoppio della crisi finanziaria, ne abbiamo chiuso un'altra prima della pandemia. Per piacere, non chiudete queste rilevazioni perché non porta bene. Però ricordo che la prima analisi sugli effetti della pandemia sulle imprese è stata, al meglio della mia conoscenza, proprio quella del rapporto MET, cioè tra il 24 marzo e il 7 aprile. Gli ambiti di attenzione, secondo me, appunto, ragionando con uno sguardo al piano nazionale, al PNRR, sono diversi. Innanzitutto il rapporto pone molto bene in evidenza quello che è un pericolo di isteresi o isteresi, come lo si voglia pronunciare. Cioè, quando accade uno shock di questa portata, il pericolo è che non ci sia solo un effetto di cleansing, cioè escano dal mercato le imprese che potremmo chiamare marginali, ma che crescano dal mercato quelle imprese migliori, evolute. E in questo modo, per esempio, le imprese integrate nella tassonomia del rapporto, e in questo modo si mette a repentaglio la crescita potenziale di lungo periodo che era già molto, molto labile negli anni precedenti. E quindi questo è un pericolo, quello del calo degli investimenti programmati, soprattutto in ricerca e sviluppo. Calo degli investimenti programmati, che era stato anche confermato da una delle analisi recenti, appunto, della Banca d'Italia, che stimava un calo dell'8%.
L'altro aspetto, a mio avviso, di grande interesse è quello della sottolineatura della microfondazione delle politiche di intervento. Cioè il rapporto ragiona appunto su che tipologia di impresa ha capacità di assorbire le diverse politiche. E allora pensiamo appunto al PNRR. Per quanto riguarda per esempio la digitalizzazione, sono stati stanziati 26 miliardi per un range di intervento molto ampio che va dalla digitalizzazione fino alla internazionalizzazione, su cui magari spendo qualche momento dopo. Allora, l'esperienza passata, quella appunto della seconda metà degli anni 90 a cui facevo riferimento prima, che cosa mostra? Che l'Italia ha di fatto perso quella che viene chiamata la terza rivoluzione industriale, cioè il progresso tecnologico si invera nelle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e le imprese italiane non sono capaci di cogliere questa opportunità, cioè di assorbire queste nuove tecnologie che avrebbero garantito un aumento della produttività. Perché? Perché qui c'è un problema di assorbimento, cioè non basta la dotazione delle risorse finanziarie, ma occorre che si metta in moto quella che viene definita la microcomplementarità, cioè a dire che occorre da un lato modificare l'organizzazione dell'impresa e quindi le pratiche manageriali, dall'altro occorre che ci sia un livello di capitale umano adeguato all'assorbimento di queste nuove tecnologie. Ora, noi sappiamo che in Italia c'è un problema di deficit di capacità manageriale da un lato, e dall'altro, lo sottolineava Raffaele, c'è un problema anche di livello del capitale umano. E allora, per esempio, nel PNRR, il non curarsi di questi due aspetti, cioè del mettersi in moto della complementarità, quindi non curarsi della capacità di assorbimento e manageriale e del livello adeguato di capitale umano, potrebbe determinare un disallineamento della efficacia della politica. E questo è un primo aspetto. Un altro aspetto che il rapporto mette bene in evidenza, e Raffaele diceva prima appunto che non è riuscito a mostrare alcune slide sulle politiche, e in particolare questa sul learning istituzionale io l'ho trovata particolarmente interessante. Cioè l'enfasi è sulla incapacità dei decisori di apprendere dalle esperienze passate, appunto il learning istituzionale. E d'altro canto bisognerà pure che il nostro PNRR ragioni in termini di risultati attesi. Allora, uno dei problemi è che questo piano non si preoccupa di individuare qual è il target delle imprese che assicurerebbe il più elevato rendimento della politica pubblica. Per esempio, se noi rimaniamo nella tassonomia del rapporto, cioè delle imprese statiche, intermedie, integrate, per quali tipi di impresa è più appropriata una politica di incentivazione che modifichi le convenienze delle imprenditrici e degli imprenditori ad adottare una maggiore digitalizzazione? Ora, esistono una varietà di tecniche che si possono utilizzare per il corretto disegno delle politiche. Per esempio, noi possiamo utilizzare per valutare in che misura viene centrato un target che assicura un alto rendimento della politica attraverso il machine learning, oppure possiamo valutarne l'efficacia ex post in termini con, per esempio, le tecniche controfattuali che sono state utilizzate nel rapporto MET.
è che nella lettura di questo piano nazionale sembra davvero mancare un abito mentale alla valutazione. Cioè la valutazione viene agitata, ma non viene agita. Allora, in un recente articolo, Barone e Stagnaro stabilivano un'interessante analogia tra vaccini e politica. Allora, prima di vaccinarci vorremmo sapere l'efficacia, vorremmo essere certi dell'efficacia di quel vaccino. Ora, vale lo stesso per la valutazione, cioè vale lo stesso assicurare che le politiche che vengono messe in opera abbiano una loro efficacia, colpiscano il target delle imprese che effettivamente in assenza di quegli incentivi non avrebbero fatto gli investimenti previsti per esempio dal piano della digitalizzazione. Insomma, la cultura della valutazione ha fatto sicuramente significativi passi avanti, temo che li abbia fatto solo nelle nostre pubblicazioni scientifiche. È un po' come il paradosso di Solo, che nel 1987 diceva: bene, i computer sembrano essere dappertutto, salvo che nelle statistiche sulla produttività. Bene, la valutazione in questo piano sembra essere dappertutto, salvo che non esiste nessuna indicazione, ma non sono la sola io a dirlo, sulla operatività della valutazione. L'internazionalizzazione, questo è un tema, lo diceva prima nella presentazione il dottore Gatti, che mi sta particolarmente a cuore. L'internazionalizzazione ha un suo rilievo nella presentazione del rapporto MED, nel senso che fa parte di quella triade di strategie che va appunto tra innovazione di processo, di prodotto organizzativa, esportazioni e ricerca e sviluppo, non in ordini di priorità. Tuttavia, come dire, l'internazionalizzazione non è fatta solo di esportazioni. L'internazionalizzazione, un ruolo importante nei processi di internazionalizzazione è appunto giocato dalle catene globali del valore, e qui vorrei sottolineare un altro merito del rapporto, che è uno dei pochissimi a occuparsi di questo fenomeno e a misurare questo fenomeno, a fornire dei microdati che consentano di misurarlo. Ad oggi credo che sia la sola indagine che consente a noi ricercatori di valutare l'efficacia della partecipazione e del posizionamento delle imprese nelle catene globali del valore. Allora, nelle catene globali del valore, che altro non sono che la frammentazione della produzione a livello internazionale, c'è una... La partecipazione dell'Italia, delle imprese italiane, è molto elevata. Cioè le imprese italiane contribuiscono alla produzione di beni di diversi paesi. C'è una differenza sostanziale, che mentre la Germania partecipa alle catene globali del valore con imprese finali, cioè con imprese che sono a ridosso dei consumatori, e non così le imprese italiane, che sono per lo più fornitrici di beni intermedi. Non ci stupisce questo dato per via di molte caratteristiche strutturali delle imprese italiane. Ora, torno di nuovo alla triade. In uno studio che abbiamo fatto, noi abbiamo dimostrato che le imprese fornitrici, che in genere vengono ritenute penalizzate nella performance, cioè avere produttività minore rispetto alle imprese finali, per alcune di queste imprese fornitrici, quando sono imprese fornitrici che Raffaele avrebbe chiamato integrate, cioè che fanno ricerca, che fanno innovazione e che sono esportatrici,
il differenziale di performance tra imprese fornitrice e imprese finale si annulla. E quindi anche per noi che siamo un paese di fornitori di beni intermedi, non tutto è perduto. Ora, nel PNRR l'internazionalizzazione viene rubricata all'interno dell'asse digitalizzazione e vengono stanziate per questa specifica misura 2 miliardi. Allora, questa è proprio la citazione letterale dal PNRR che dice, i miliardi erano due, che dice l'innovazione tecnologica va perseguita continuando nello stesso tempo a sostenere lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle nostre imprese e delle filiere produttive con attenzione anche alle imprese di minori e alle scelte di localizzazione produttiva. Apri parentesi, reshoring, chiudi parentesi. Ora, che cosa significa reshoring? Il reshoring significa riportare a casa una serie di fasi di produzione, se non l'impresa in toto, che sono state nel corso del tempo invece localizzate per motivi diversi in altri paesi, appunto la frammentazione e la dispersione internazionale della produzione. Ora, c'è da chiedersi perché, cioè perché ci sia come indicazione di politica industriale il reshoring. Allora, in questo lavoro, che peraltro è stato reso possibile proprio dalla banca dati MET, noi è un lavoro che appunto abbiamo fatto una serie di noi, tra cui Emanuele Brancati. Noi che cosa dimostriamo? Dimostriamo che se noi prendiamo un'impresa fornitrice di beni intermedi che opera unicamente sul mercato italiano e un'impresa fornitrice di beni intermedi che invece opera all'interno di questa catena del valore, e se poi distinguiamo anche un'impresa finale che vende solo sul mercato italiano e un'impresa finale che vende sul mercato estero, noi vediamo che c'è un sistematico vantaggio di performance a parità di status, cioè tra imprese fornitrici italiane o all'estero, imprese finali italiane o all'estero, tra nei confronti delle imprese che vendono invece all'interno, che operano all'interno delle catene globali del valore. Quindi c'è un effetto GVC chiaro. Quindi non si capisce perché si dovrebbe con soldi pubblici, con un costo opportunità elevato, incentivare le imprese invece a rientrare. Potrebbe esserci un altro motivo ancora. Potrebbe esserci il motivo di dire attenzione, nell'anno del Covid sono saltate gli anelli delle catene del valore, le nostre imprese fornitrici sono state spiazzate da altre imprese. La Germania, il nostro primo partner commerciale, c'è molta Italia nel surplus commerciale tedesco, in realtà ha preferito altre imprese. Bene, così non è stato. I dati dell'Istat mostrano che c'è stata un'ottima tenuta delle imprese italiane fornitrici di beni intermedi nella esportazione, quindi non c'è stato un effetto spiazzamento. Ora, capisco, come dire, che il reshoring abbia un grande, un elevato allure politico, una sorta di Italia first. E comprendo anche che si possa propendere per il reshoring in quanto assicurazione contro il rischio, anche se nulla ci assicura contro il rischio che un meteorite cada solo sull'Italia. Quindi bisogna distinguere che tipo di management del rischio si vuole adottare.
E però c'è il reshoring e il reshoring. C'è un reshoring che viene deliberatamente scelto dalle imprese. Le imprese del sistema moda italiana preferiscono far rientrare tutta la produzione in Italia. E lì si comprende perché c'è quel bene, è un bene anelastico, per così dire, all'aumento del prezzo, e quindi si può anche adottare una politica tutta centrata sulla produzione italiana. Un reshoring dei critical goods, no? È di questi tempi la notizia su quanto noi si è dipeso dalla Cina per i diluenti del sangue, per le mascherine e così via. In questo caso è una politica pubblica efficace a fronte di costi molto elevati, però c'è appunto la necessità della tutela della salute. Quello che invece, a mio avviso, non si capisce è proprio non si comprende e non se ne comprende l'inclusione, e anzi bisogna monitorare questa politica industriale basata sul reshoring, e quello indotto appunto da un incentivo che cambia le convenienze degli investitori e fa perdere tutti i guadagni di efficienza delle imprese italiane che operano nelle GBC. Bene, questo rapporto fornisce i microdati per una maggiore conoscenza delle imprese, del fenomeno e delle strategie, e forse bisogna proprio conoscere per delineare, perché la predica di Einaudi risulti non essere una predica inutile. Grazie dell'attenzione. Bene, grazie professoressa Giunta, grazie davvero. Abbiamo aperto nuovi orizzonti, ci sarebbero anche tantissime sottolineature da fare, e condivido totalmente, questa è un po' la filosofia della scuola cooperativa, che è un po' l'ombrello nel quale questo seminario di questo pomeriggio si tiene, che è quello della conoscenza, soprattutto nelle fasi di grandi cambiamenti, probabilmente c'è necessità di avere nuovi paradigmi anche per fare il mestiere, tra virgolette, più semplice, che poi è sempre l'arte del banchiere, che è quella di valutare il merito di credito e quindi il rischio, ma rispetto a quale imprese, rispetto a quali percorsi pregressi e soprattutto alle prospettive. E come diceva il professor Brancati all'inizio, c'è a volte il rischio che si valutino le imprese con lo specchietto retrovisore, no? Che soprattutto quando ci sono le faglie della storia con questi salti non aiutano. Quindi grazie davvero anche a lei, grazie di nuovo anche al dottor Gobbi. Riprendiamo quindi la parte che riguarda la discussione. Prima di passare la parola alla prima delle nostre tre discussant nell'ultima sessione del nostro pomeriggio, volevo dare un paio di informazioni, perché riceviamo molte richieste di poter ricevere le slide, e basta scrivere a formazione@federcasse.bcc.it, lo dirò poi anche al termine, e noi faremo del nostro meglio per mettere a disposizione, con l'autorizzazione e dei relatori, le slide molto apprezzate anche per la loro sintesi. Siamo a oltre 400 spettatori. Questo è molto confortante, molto interessante. Ci sono molti decisori, non soltanto delle persone interessate per l'obiettivo fascino di questo tema, e confermo che oltre alle slide che saranno messe a disposizione uscirà entro il mese di febbraio anche il volume più volte richiamato dal professor Brancati, che pubblichiamo, noi abbiamo l'onore di pubblicarlo come ECRA, con la casa editrice del credito cooperativo. Passo quindi alla discussione. Comincia la dottoressa Mariotti. Francesca Mariotti è direttore generale di Confindustria dal luglio scorso, ha alle spalle una carriera brillantissima, ha avuto anche qualche anno di servizio in Federcasse, e tutti la ricordiamo con piacere e con stima, e poi soprattutto in Confindustria, da responsabile delle politiche fiscali è arrivata fino al gradino di responsabilità e di servizio più importante per il mondo imprenditoriale italiano rappresentato in Confindustria. A Francesca pongo una domanda che è diciamo un po' il jolly per tutte e tre
le relatrici e le testimoni, direi, di questa ultima sessione, e poi una domanda specifica. La domanda, Jolly, uguale per tutte, è quella che vorrebbe, diciamo così, sottolineare l'aspetto che più l'ha colpita, che più ti ha colpito di questo rapporto. Ce ne stanno tanti, immagino, ma ce n'è uno che dobbiamo scegliere e magari anche sinteticamente illustrare. Poi la domanda un pochino più corposa è quella che è stimolata anche dalle riflessioni che abbiamo appena ascoltato, e cioè sia l'analisi del MET, sia i commenti, le analisi sia del dottor Gobbi che della professoressa Giunta ci restituiscono un sistema industriale indubbiamente vivace, molto variegato nei suoi ritmi, nelle sue scelte, nei suoi percorsi, anche nelle sue frenate, e c'è una parte molto importante comunque di imprese che è in mezzo al guado, che non innovava prima, che non era caratterizzata da quella triade del dinamismo imprenditoriale, così come è stato sintetizzato nel rapporto, cioè l'innovazione, la ricerca e l'internazionalizzazione, e che comunque un po' si muoveva. Ecco, sia perché è venuta meno la spinta, sia perché c'è questa incertezza della pandemia, le imprese in mezzo al guado noi non possiamo rischiare di perderle, perché sarebbe valore e soprattutto posti di lavoro, che abbiamo sentito anche l'Istat ieri, non ci dà buone notizie, soprattutto per le lavoratrici, cioè per la componente femminile. La domanda è questa. Quali sono... Stavo dicendo la domanda, è questa, ma sono stato interrotto, scusami Francesca, ti passo subito il microfono. Quali sono gli interventi di politica industriale, anche nell'ambito del PNRR o Recovery Plan, che tu ritieni più efficaci anche per sostenere le imprese che si trovano in questa fase critica di crescita? Grazie. Grazie innanzitutto Sergio, consentimi di ringraziare te, il presidente dell'Erba, diciamo tutta Federcasse, perché come hai ricordato Federcasse ha rappresentato un tratto importante della mia vita e direi anche non solo professionale, quindi mi fa davvero molto molto piacere essere qui ed essere qui ovviamente in questo diverso ruolo a portare un po' il punto di vista delle imprese, in particolare delle imprese industriali italiane. Diciamo che ho apprezzato tutto il rapporto MET, perché è sicuramente un rapporto interessante basato sulle indagini di campo che rappresentano sicuramente uno dei metodi migliori per poter fotografare, intercettare le trasformazioni che sono in corso. Le imprese, come è stato detto prima, tanto dalla professoressa Giunta quanto dal dottor Gobbi, le imprese italiane sicuramente sono, come dire, un sistema frammentato e anche molto diffuso ovviamente sul territorio nazionale, ben integrato, questo va detto, nelle catene globali di fornitura, ma anche poco, coordinato, riescono poco a fare strategia coordinata al loro interno, e per certi aspetti, voglio dire, sicuramente il rapporto con le università, con la ricerca, ma anche con la pubblica amministrazione, si è fatto cenno prima al grande contributo della domanda pubblica anche in termini di innovazione. Questo porta sicuramente vantaggi e svantaggi, perché vantaggi sono sicuramente quello di, possiamo sicuramente dirlo, che insomma le nostre imprese italiane sono depositari di saperi complessi, non sono semplici assemblatori e hanno una diversificazione del know-how produttivo e sicuramente anche una flessibilità produttiva che le rende particolarmente resilienti anche ai cambiamenti. Svantaggi però sono anche un po', questa organizzazione della produzione porta sicuramente anche diversi svantaggi. Innanzitutto la poca capacità di fare delle economie di scala interne ed esterne, e quindi anche la difficoltà ad affrontare determinati costi fissi. Si è
un po' fatto riferimento, no, anche agli investimenti di ricerca e innovazione, su cui poi comunque ritornerò. Inoltre, l'alto, diciamo, grado di eterogeneità delle imprese rende particolarmente difficile anche una valutazione, specialmente una valutazione ex ante, delle politiche pubbliche. Quindi anche quello che veniva appunto prima detto dalla dottoressa, dalla professoressa Giunta, è sicuramente, voglio dire, particolarmente significativo in Italia, perché le politiche pubbliche possono avere sicuramente impatti in qualche modo diversificati, ma anche su questo ritornerò. Io anch'io ho apprezzato molto anche il titolo del rapporto, perché è vero che il 2008-2020 è un periodo, appunto, 12 anni di crisi, e le imprese italiane, rispetto, diciamo, a questa nuova crisi, quella appunto derivante dal Covid, fondamentalmente dopo in questo arco temporale, dopo una leggera ripresa negli anni 2015-2017, anni peraltro particolarmente caratterizzate da misure, da politiche pubbliche che portavano molto le imprese a investire in ricerca, innovazione, in tecnologie digitali, erano sicuramente in qualche modo ricadute, almeno nella produzione industriale nel 2018, aveva già subito, diciamo, di nuovo una nuova flessione. E ora non v'è dubbio che ovviamente vi è una forte preoccupazione, sarei scontata appunto nel rimarcarlo, per quelli che sono sicuramente gli effetti di questa pandemia. Ovviamente sono stime molto molto prudenti, però io non posso non appunto non rimarcare il fatto che nel 2020 fondamentalmente si continua purtroppo a restringere il perimetro della manifattura italiana. Anche questo veniva in qualche modo detto. Ricordo solamente che dal 2017 al 2020, negli ultimi tre anni, noi abbiamo perso circa 23.000 imprese. Di fronte a questa perdita, è anche vero, sono analisi che ad esempio con il Centro Studi, proprio nell'ultimo rapporto di scenari industriali di novembre, abbiamo molto messo in luce. È vero che a fronte di questa drammatica perdita, perché 23.000 imprese sono moltissime, è anche vero che diciamo, le imprese si nota anche un trend, come dire, di crescita, anche il rafforzamento in parte dimensionale. Voglio però anche con orgoglio ricordare che l'industria italiana è la seconda potenza manufatturiera in Europa, e oserei dire anche, nonostante tutte le difficoltà di contesto, continuiamo ad essere, voglio dire, la settima potenza industriale al mondo. In alcuni campi, voglio dire, raggiungiamo come il podio dei tre, e spesso ce la battiamo con paesi che, insomma, non hanno proprio le stesse nostre regole di mercato. Quindi questo è un valore, un patrimonio, sarei dire, dell'Italia, che di cui dobbiamo essere sicuramente orgogliosi e cercare sicuramente di tutelarlo e incentivarlo, sostenerlo, proprio perché produttore fondamentalmente di ricchezza. Torno agli effetti però della crisi pandemica, perché anche, diciamo, ai temi del rapporto, perché certamente uno degli effetti veniva ricordato ampiamente anche prima dal dottor Gobbi. Uno degli effetti che ci sta preoccupando non poco è quello, diciamo, del forte indebitamento delle imprese, perché diciamo, le stime, insomma, ci dicono fondamentalmente che i prestiti cosiddetti emergenziali, quindi quei prestiti assicurati da garanzie pubbliche, hanno raggiunto appunto quota 150 miliardi. Noi abbiamo fatto un po' una stima al nostro interno con il Centro Studi per capire anche diciamo, le stime di cash flow, e capire appunto quale sarà l'impatto di questo forte indebitamento nel tempo, anche a fronte ovviamente di contrazioni di fatturate. E qui decisamente, diciamo, qua noi abbiamo un forte, sicuramente, insomma, tema di preoccupazione, perché abbiamo motivo di ritenere che il cash flow che le imprese riusciranno a produrre sarà
prevalentemente destinato al servizio del debito. Questo significa quindi che nei prossimi anni pochi saranno i margini, o pochi potrebbero essere i margini per gli investimenti materiali e immateriali, che abbiamo visto essere una delle traiettorie invece di sviluppo e sicuramente di crescita. Se a questo poi si somma ovviamente l'incertezza derivante anche dal momento in cui finirà sostanzialmente questa pandemia, è ovviamente molto difficile fare delle previsioni la capacità o la possibilità di ritornare ai livelli pre-crisi. E una delle prime slide, appunto, del professor Brancati slide secondo me drammatica, ha ovviamente messo fotografato come l'Italia, a differenza di altri paesi, invece per ogni crisi non riesce a tornare ai livelli pre-crisi. Quindi ogni crisi fondamentalmente decreta un arretramento. Quali sono le politiche? Vengo alla domanda, alla seconda domanda, cercando anche di essere particolarmente sintetica. Quali sono le politiche utili le politiche che poi diano massimi frutti, come ricordava anche la professoressa Giunta? Ma io credo che non possano che essere le politiche che facciano perno, che puntino fondamentalmente sulle traiettorie di sviluppo che anche il rapporto MET mette chiaramente in luce. Beh, innanzitutto le grandi traiettorie, i grandi trend mondiali, questo non v'è dubbio, perché come ricordava appunto anche la professoressa Giunta, le nostre imprese sono imprese prevalentemente fornitrici inserite in catene di valore e quindi devono essere assolutamente imprese al passo al passo delle loro clienti. In Europa i clienti principali sono appunto le imprese tedesche e quindi questo ha di fatto anche reso necessario, indispensabili tutta una serie di misure che portassero appunto le imprese, portino le imprese verso una maggiore transizione digitale e transizione anche green. Su quest'ultimo campo voglio focalizzarmi un momento in più, perché forse è anche uno dei pochi ambiti, no? Poco, in certi aspetti poco noti. Io credo che le imprese italiane possano esprimere una leadership in questo ambito, perché possono sicuramente contare su un vantaggio strategico da quello che viene appunto definito da first mover, perché da anni hanno avuto un approccio responsabile alla produzione e al consumo di risorse. Noi stimiamo che appunto le imprese italiane siano la manifattura italiana è la quarta al mondo per minore intensità di emissione di CO2 e oltre i due terzi delle imprese manifatturiere italiane ha sicuramente investito volontariamente per migliorare la sostenibilità ambientale delle proprie attività produttive, a partire appunto dall'economia circolare. L'altra traiettoria, lo si diceva anche prima, è sicuramente quella del digitale. La transizione digitale, perché Industria 4.0 è un trend ovviamente mondiale. A proposito di valutazione delle politiche pubbliche, mi fa piacere ricordare che insieme al MEF, proprio Confindustria, il nostro centro studi ha effettuato tutta una valutazione sulle misure di incentivazione dal 2015 al 2017, sono andate poi sotto un po' il cappello, l'acronimo di Industria 4.0, Transizione 4.0 oggi, e sicuramente gli investimenti che i dati relativi all'iperammortamento, che era la misura peraltro di carattere fiscale madre proprio per sostenere e incentivare le imprese ad una trasformazione digitale dei processi produttivi, nel 2018 ha raggiunto 15
15 miliardi di investimenti e registrando sicuramente un incremento annuo pari al 50% rispetto ai 10 miliardi del 2017. Questo è un'analisi, uno studio che un focus di approfondimento che abbiamo appunto fatto a novembre scorso proprio in occasione del rapporto di scenari industriali. Però certamente queste due traiettorie non sono sufficienti perché quindi puntare con misure di policy che guardino a queste due traiettorie di sviluppo non sono sicuramente sufficienti, non bastano. Anche prima veniva rimarcata la necessità di un sistema complessivo, un ecosistema alla competitività delle imprese. Quindi non solo vanno sostenuti gli investimenti in tecnologia, in conoscenza delle imprese a partire proprio dai beni intangibili, e questo è uno delle tre indirizzi quando appunto nel rapporto si parla di ricerca, sviluppo, non è un caso che anche come associazione abbiamo fortemente sostenuto e richiesto il potenziamento, ma anche la stabilizzazione di alcune misure di sostegno proprio per gli investimenti in ricerca e sviluppo per gli investimenti in ottica digitale e green, ma è importante anche facilitare l'accesso delle imprese ai mercati di capitale, perché ovviamente la struttura patrimoniale e di debito deve essere decisamente riequilibrata. L'altro tema a cui faceva anche riferimento la professoressa Giunta quando parlava appunto di una a volte di un disallineamento dell'efficacia delle politiche è sicuramente l'altro tema, è quello delle competenze. Qui vi è un lavoro enorme da fare e particolarmente significativo perché non voglio banalizzare, ma non bastano macchine, non bastano processi produttivi, non bastano linee produttive se non vi sono appunto persone e capaci e soprattutto se non si sostiene fortissimamente appunto gli investimenti in ricerca e innovazione, che sono gli investimenti peraltro più vulnerabili, quindi gli investimenti anche più rischiosi. E quindi crediamo appunto che il tema delle competenze e della formazione sia un tema centrale, un tema che può essere affrontato sotto tanti punti di vista, a partire dalla formazione primaria, mi verrebbe da dire, mi concentro fondamentalmente sulla formazione sicuramente professionalizzante. Noi abbiamo questo sistema di ITS che rispetto appunto alla nostra cugina Germania è decisamente poco sviluppato, e viviamo appunto questo grande paradosso anche di un disallineamento tra domanda e offerta di competenze. Le nostre industrie avrebbero bisogno di circa 20.000 diplomati degli ITS che invece però ad oggi riescono solamente a garantire poco più di 4.000 diplomati. E poi c'è ovviamente il rafforzamento degli investimenti lungo le catene nazionali di fornitura, perché come veniva appunto detto prima come ho cercato anche sinteticamente di dire, le imprese italiane sono ovviamente integrate nelle catene globali di fornitura, e quindi qui occorrono sicuramente degli interventi molto molto più significativi, anche in un'ottica di maggiore rafforzamento patrimoniale delle imprese e anche direi in qualche modo anche dimensionale. Qui sono state evocate diverse misure, molte altre ve ne potrebbero essere, sicuramente anche la leva fiscale può giocare un ruolo da questo punto di vista, quindi credo che sicuramente ci sono tanti interventi che potrebbero sinergicamente essere adottati
adottate proprio per un rafforzamento e un presidio delle posizioni e anche una ulteriore scalata delle posizioni dell'industria italiana in Europa e nel mondo. Francesca, grazie, è stato molto denso di stimoli questo tuo intervento. Mi aggancio tra i tanti a due espressioni: il nonostante, e quando fai riferimento al fatto che si siano mantenuti dei ritmi e ci siano anche delle leadership, e questo condensato, questi depositari di saperi complessi, e sono espressioni che hanno colpito, e quel nonostante, perché ovviamente senza essere lamentosi ci sono molte cose che non rendono ulteriormente competitive le eccellenze e non aiutano neanche, diciamo, quelli che stanno in mezzo. E a proposito della centralità della formazione del capitale umano, in effetti ricordo come sugli ITS, che sono uno snodo strategico, che anche culturalmente sono fuori dall'orizzonte in genere e dell'immaginario anche degli italiani, sono invece forse una delle leve fondamentali in Germania. Però nel PNRR, se non sbaglio, c'è al momento della versione nota 1,5 miliardi stanziato proprio per finanziare e in qualche modo potenziare anche la capacità di assorbimento di una domanda di specializzazione che le imprese, soprattutto quelle della triade, hanno. Quindi grazie per questo, vediamo se c'è la possibilità di fare un secondo giro, temo di no perché siamo un pochino fuori, però intanto è stato molto interessante. Passo alla professoressa Brighi, anche per lei due domande. La prima è quella per tutte, e cioè l'aspetto che più l'ha colpita, e la seconda è questa, di nuovo sui vincoli finanziari, visto anche le materie che lei insegna, professoressa, e anche il ruolo di amministratrice indipendente in Cassa Centrale Banca. Ecco, i vincoli finanziari sembrano essere stringenti, soprattutto per quelle imprese più dinamiche che si avviano sulla strada dell'innovazione, della ricerca, dello sviluppo, che abbiamo visto sono indispensabili se vogliamo restare al passo con il mercato. Ecco, come si pone, secondo lei, il credito bancario oggi nella sua capacità, nella sua metodologia di valutazione delle attività più innovative, e se ha dei limiti oggettivi la nostra cultura bancaria media, o se e se la banca di relazione, quella che noi conosciamo meglio nel credito cooperativo, ha ancora un possibile vantaggio anche in questo campo. Qualche cifra del rapporto ci incoraggia, ma dipendiamo dalle sue considerazioni. Grazie. Corretto, avevo messo mute ovviamente. Allora, buonasera a tutti, ringrazio il dottor Gatti, il presidente dell'Erba, il dottor Lopez e soprattutto il professor Brancati per avermi dato l'occasione di leggere un rapporto così denso e ben costruito, ben strutturato su un dataset veramente invidiabile per chi fa ricerca, poter contare su dati relativi a 24.000 imprese, microimprese, è sicuramente molto interessante e molto stimolante. Parto dalla prima domanda: qual è la cosa che mi ha colpito di più? Rispondendo alla prima domanda mi ricollego anche un po' alla seconda, perché a un certo punto del rapporto viene sottolineato che il sostegno al credito è importante per due ragioni. La prima, per sostenere l'upgrading verso processi di modernizzazione nell'ottica di innovazione, ricerca e internazionalizzazione, che sono i tre driver che spingono queste imprese integrate, come sono state definite nel rapporto. Ma viene anche sottolineato che il credito è importante per frenare regressi dell'attività avviata a causa dell'arrivo di una crisi come quella che stiamo attraversando in questo momento. Quindi l'importanza del credito in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando è utile, è fondamentale per evitare che si faccia un passo indietro. I dati presentati anche in apertura dal professor Brancati relativamente al fatto che la ricerca e sviluppo comunque
dal 2011 al 2019 non cresce così in modo così accelerato quanto ad esempio fa la componente innovazione a fronte dell'internazionalizzazione, delle esportazioni che diminuiscono. È un dato comunque che preoccupa, perché sempre nel rapporto viene riportato questo rapporto ricerca sviluppo PIL a livello nazionale intorno allo 0,8-0,9% contro il 2,2-2,1 degli Stati Uniti o di altri paesi europei. Quindi, come dire, sulla ricerca e sviluppo è comunque importante continuare a presidiare e a cercare di aiutare le imprese che investono in ricerca e sviluppo, appunto anche attraverso il credito. Cerco di fare sintesi, anche se è molto difficile, perché appunto il rapporto è molto ricco e avrei tante cose da dire. Allora, la prima considerazione che faccio è relativamente al tema del razionamento, che spesso viene richiamato nel rapporto. Io penso che attualmente, guardando e anche sentendo le considerazioni del dottor Gobbi che mi ha preceduto, non possiamo parlare di razionamento. Nel rapporto sulla stabilità finanziaria di novembre 2020 si fa riferimento ai dati dell'industria e dei servizi di settembre, solo il 9% delle aziende di questo settore riteneva insufficiente le proprie disponibilità liquide correnti rispetto alle necessità operative dei successivi 6 mesi. Come dire, il contesto di una politica monetaria distensiva in cui si è fatto molto per sostenere la liquidità e in un contesto dove i governi sono intervenuti, il DL18, il DL23, eccetera, per evitare problemi di razionamento, sicuramente forse hanno aiutato. Porto alcune considerazioni relativamente al gruppo dove sono appunto amministratore. I dati suggeriscono che dalla fine del 2019 ad oggi sostanzialmente il credito ha tenuto, quindi sostanzialmente non c'è stato un rallentamento dell'offerta di credito, accompagnato ovviamente da un forte investimento nelle moratorie e nella concessione di liquidità, in qualche modo strumenti che dietro hanno una garanzia, quindi questo ruolo importante del Fondo Centrale di Garanzia a mio parere ha giocato un ruolo che ha aiutato in questo momento storico di evitare forme di razionamento. Un'altra considerazione che mi sento di fare, che in qualche modo ho approfondito, ho rispolverato nella cantina dei lavori che ho, di ricerca che ho fatto purtroppo diversi anni fa, alcuni dati sulle fonti di finanziamento delle imprese che fanno investimenti più tradizionali e imprese invece che investono di più in ricerca e sviluppo. Ovviamente all'epoca non avevo a disposizione questo dataset, ma ho messo a confronto i dati sulle fonti di finanziamento estrapolate dai questionari all'epoca Capitalia 2003 e FIGE 2010 con quello MET presentato oggi. L'autofinanziamento sembra essere una costante, soprattutto con riferimento appunto alla ricerca e sviluppo. Quindi, come dire, se solo se ho sufficienti risorse interne, faccio questo passo, investo in ricerca e sviluppo. Quindi si innesca una sorta di autoselezione anche del campione che viene fuori quando poi si fanno le analisi econometriche, per cui, come dire, tutta una serie di aziende che in partenza non hanno
risorse proprie vengono escluse dal campione, quindi non arrivano neanche a chiedere finanziamento, credito alla banca. Allora, riporto alcuni dati. Capitalia 2003, imprese che fanno ricerca e sviluppo dichiarano, perché è un questionario anche questo, 79,70% di autofinanziamento, Efige 2010 86,28%, MET 72,87%. Ma che cosa cambia? Mi ha colpito molto invece il dato sul debito. All'epoca il debito sia bancario non sussidiato, cioè non garantito, sia quello garantito in totale, quotava 6-8% al massimo. Analogamente nel rapporto Efige, mentre nel rapporto MET il debito bancario quota 21,25%. Quindi, come dire, c'è un'importanza maggiore dell'indebitamento delle imprese che si dedicano comunque alla ricerca e sviluppo. Non so se questa può essere la risposta. Quello che mi ha colpito è che a partire dagli anni 10, come viene riportato nel rapporto, vengono attivate tutta una serie di iniziative a supporto delle PMI, delle piccole e medie imprese, soprattutto di quelle che innovano, che fanno ricerca e sviluppo. Quindi mi chiedo se forse questa è la risposta, quindi il fatto che Fondo Centrale di Garanzia e tutte le garanzie a supporto del finanziamento di un certo segmento di imprese possa avere aiutato nel corso del tempo, appunto dal 2010, 12, 13 in poi, ad aumentare l'indebitamento delle imprese che fanno anche ricerca e sviluppo, e quindi in qualche modo giustificare il fatto che nel rapporto MET la seconda fonte di finanziamento è appunto rappresentata dal debito, mentre nelle precedenti sono altre indagini, altri campioni, altra numerosità, per carità, quindi la seconda fonte di finanziamento era rappresentata dai sussidi pubblici, e solamente in terza battuta arrivava il credito sia garantito sia non garantito. Ovviamente anche all'epoca, come ora, come ha riportato prima il professor Brancati, private equity, venture capital, eccetera, che dovrebbero essere invece il motore che da un punto di vista finanziario spinge la ricerca e sviluppo, eccetera, erano fanalino di coda. Quindi, come dire, ritornando all'attualità, alla pandemia, il DL 18, il DL 23, ma anche l'ultimo decreto che riguarda in particolare il super bonus, hanno in qualche modo aiutato a sostenere l'economia da un lato, e a sostenere il sistema bancario nell'accompagnare le imprese in questo momento delicato e di crisi. Avrei tante altre cose da aggiungere, però chiudo perché credo che il tempo a disposizione sia ormai esaurito, con una considerazione relativa al fatto che sia in termini di quantità sia in termini di qualità di imprese che si interfacciano con le banche di credito cooperativo nel rapporto risulta migliorato nel corso del tempo. Allora, e questo miglioramento lo si intravede a partire dal 2015 in poi. Allora, la domanda è questa che pongo agli autori. Allora, nel 2015 già si ragionava di riforma. La legge 49 del 2016, che definisce la costituzione dei gruppi, è appunto del 2016. E allora la domanda è: può essere che le BCC si siano già all'epoca ristrutturate, riorganizzate nel tentativo di raggiungere una clientela qualitativamente migliore, oppure è un problema di endogeneità
e quindi è il fatto che la clientela, le imprese siano effettivamente migliorate, quindi un effetto mercato che ha aumentato il numero delle cosiddette imprese integrate, che ha consentito di raggiungere le BCC. E, avrei tante altre cose da aggiungere, ma con questo ritorno la parola al dottor Gatti, eventualmente al professor Brancati, se c'è la possibilità di discutere eventualmente anche in altre occasioni su tanti punti di questo rapporto che veramente ho apprezzato in toto. Grazie. Grazie a lei, professoressa. In effetti il tempo è sempre una cosa imbarazzante, soprattutto quando ci sono tante cose da approfondire. Io ho una mia ipotesi di risposta, ma ovviamente non mi azzardo a renderla pubblica, nel senso che la risposta deve darla ovviamente il professor Brancati. Se non ce la facciamo oggi, noi però prevediamo di fare un secondo round, magari focalizzato su un set di argomenti più ristretto. Grazie. Mi verrebbe da commentare ovviamente questo ultima sua domanda, che in qualche modo consente anche di comprendere che lei ha anche un'affermazione, una tesi alle spalle, ma magari in sede di conclusione dedicherò una riga, sarà una conclusione molto rapida. Lascio a questo punto la parola alla professoressa Leone, e anche per lei prima domanda è quella sull'aspetto che più l'ha colpita di questo rapporto, e la seconda è proprio il focus, quelle pagine molto intense nella parte finale del volume che si potrà leggere nelle prossime settimane, in cui le BCC appaiono in grado di sostenere un crescente segmento di imprese anche dinamiche, cioè quelle che sono in grado di innovare, di fare ricerca e di avere una presenza internazionale. Ecco, dal suo osservatorio, anche qui, sia di studiosa di banche e di dinamiche bancarie e di dinamiche banca-impresa, sia di amministratrice di Creabanca, quali sono i maggiori impulsi che possono provenire dalla nuova struttura a gruppo delle BCC? Buonasera, vorrei prima di tutto, come mi hanno i relatori mi hanno preceduto, ringraziare per questa partecipazione e questo invito che è stato fatto dalla federazione. In questo ringrazio il dottor Dell'Erba, ringrazio il dottor Gatti e il dottor Lopez, perché effettivamente è stato un coinvolgente incontro dove gli approfondimenti sono stati estremamente interessanti rispetto a un volume molto articolato, molto complesso, come è stato detto, già detto chi mi ha preceduto, da un titolo molto accattivante. La complessità del volume, i quesiti che pone e le riflessioni che induce sono legate anche all'approccio molto innovativo dal punto di vista metodologico che ha portato all'individuazione di questi cluster sulla base delle caratteristiche della clientela e nell'ambito delle attività che sono alla base delle strategie della competizione che sono volte state richiamate in questo contesto. E l'aspetto che mi ha in qualche maniera coinvolto si incentra su questa relazione che mi ha molto sorpreso in termini di esiti, di risultati della relazione che c'è tra intermediari, in particolare tra queste le BCC e queste le caratteristiche di questa clientela in presenza evidentemente di clientela che viene in qualche maniera qualificata nell'ambito delle attività delle imprese nell'ambito delle diverse strategie. Mi ha sorpreso, sì, in parte mi ha anche sorpreso, ma mi ha anche rasserenato in un certo qual modo nel verificare che effettivamente c'è un processo evolutivo, perché in fondo in questo universo che è stato analizzato, in questi cluster, queste tipologie individuate di cluster di imprese,
e sostanzialmente che abbiamo incentrato partendo dalle dinamiche fino alle giungere alle statiche, è evidente che sono anche incluse imprese piccole, ma molto innovative, molto capaci di interagire in una filiera ed essere effettivamente partecipe a questa dinamicità che in qualche maniera ha trovato supporto nel mondo delle BCC. Questo supporto che evidentemente in 9 anni era all'inizio estremamente circoscritto e limitato, ma che è cresciuto nel tempo, dal 7% del 2011 siamo passati al 30%. E l'indagine è andata oltre, perché effettivamente si è posto, come il dottor Brancati nell'ultima slide ha rappresentato, si è posto anche un'analisi tipo qualitativo, nel senso che attraverso una costruzione di un benchmark si è cercato di valutare se effettivamente la specializzazione delle BCC nelle imprese più dinamiche si andava a collocare sopra o sotto la media di questo benchmark. In effetti si è riscontrato che la dinamicità che abbiamo verificato in questa crescita che ha caratterizzato la relazione tra BCC e queste categorie di imprese è stata molto significativa e in particolare è stata significativa nelle BCC che operano nel sud, dove i valori sono significativamente cresciuti, anche se tuttavia si è anche registrato una crescita delle imprese statiche nell'ambito del centro nord. Questo, come ha detto la collega, la professoressa Brighi, pone forse dei quesiti sulle motivazioni che dal 2015 si è registrato questa dinamicità, questa capacità delle BCC a intercettare queste imprese cosiddette dinamiche, queste imprese che effettivamente hanno registrato sicuramente strategie di crescita in termini di innovazione, in termini di ricerca e sviluppo e di mercato. Questo me lo pongo anche come quesito perché io valutando un po' quello che è la configurazione del mondo delle BCC dal punto di vista dimensionale, osserviamo che su 163 BCC del nostro gruppo c'è un numero piuttosto consistente di BCC che possiamo definire di dimensione piccola, e presumo che questi si collocano in un ambito del sud e pur tuttavia hanno dimostrato una certa interattività. D'altra parte noi vediamo e anche osserviamo che assistiamo anche a un certo sviluppo dell'economia, o a quantomeno prima della pandemia, un certo sviluppo dell'economia meridionale che ne ha cambiato evidentemente gli aspetti di industrializzazione. Noi possiamo dire che siamo in presenza veramente di luci ed ombre, luci perché i dati favorevoli sicuramente è un'economia che si interpone con 400 miliardi di PIL, quindi evidentemente si posiziona tra il Belgio e l'Austria, e ha un tessuto di imprese manufatturiere consistente. Ombre perché evidentemente siamo in presenza anche di centri di eccellenza, ma anche di grande disomogeneità nel territorio.
E sicuramente questo anche suffragato da una situazione non sempre, come dire, dal punto di vista della presenza amministrativa sul territorio che sia adeguata a sostenere il comparto produttivo. Però evidentemente possiamo anche cogliere degli elementi positivi in termini di sviluppo che possono essere qualificati come, e proiettati come evidentemente ambiti sui quali si può in qualche maniera notare questa crescita e inquadrare questo in prospettiva lo sviluppo del Mezzogiorno. Lo ritengo un passaggio abbastanza importante, quello che è il ruolo che potrà essere sviluppato nella geoeconomia del Mediterraneo, nel traffico energetico e anche in ambito portuale, o quello che sono nelle filiere di maggiore dimensione, nella triade che potrebbe essere, o triangolo, come si dice, declinato tra cultura, ambiente e turismo, ma altrettanto dicasi in determinati comparti e settori produttivi come nella green economy. Quindi diciamo che almeno fino all'inizio della crisi pandemica ci sono elementi diciamo che sono da valutare positivamente, ma che evidentemente accanto a questi piani strategici o questa strategia di una politica industriale però di fatto poi si traducono evidentemente in una implementazione, in una crescita che elimini quelle ombre che sono presenti. Tutto questo il ruolo del BCC è un ruolo che è stato estremamente importante, proprio tenuto presente che i dati che sono stati forniti dai relatori, in particolare anche dal dottor Gobbi, in qualche maniera ci fanno riflettere che con la crisi, la prima crisi, la crisi del 2007, che è partita dal mondo bancario, o quantomeno dal mondo finanziario, ha prodotto evidentemente una forte recessione e in questo senso un razionamento del credito che non ha coinvolto il sistema, il mondo delle BCC, che sono state evidentemente foriere di quello che sono state le esigenze e hanno continuato a erogare credito, sebbene tutto questo sia stato originato in un contesto però dove in effetti i rischi delle stesse BCC sono cresciute. È evidente che in quella famosa data del 2015 che è stata lo spartiacque di un certo cambiamento, come dice la professoressa Brighi, e se quello spartiacque viene a essere declinato in un contesto in cui c'è anche un forte cambiamento del modello con il quale si è venuta a ridefinire il gruppo bancario e l'interazione che si sono venute a generare tra in questo modello tra capogruppo e le stesse affiliate. Questo mi porta però anche a riflettere che in effetti il tema che si pone in questo contesto è di comprendere e capire da un lato c'è un cambiamento in atto nel comparto industriale, in presenza però di una rischiosità che si va dimostrando che è molto elevata proprio per l'eccessivo indebitamento del comparto stesso, e quindi uno squilibrio finanziario che si ripresenta in tutta la sua dimensione e che evidentemente si è poi tradotto in un peggioramento della qualità dei portafogli del credito delle BCC. Bene, se in questo contesto evidentemente chieda una riflessione forte, importante, proprio su quello che riguarda il modello di business delle stesse BCC, in un'ottica poi di ridefinizione
nella, diciamo, in questa nuova visione di gruppo che è completamente diversa e connotata da diciamo, variabili completamente diverse rispetto ai gruppi che tradizionalmente noi conosciamo nel mondo del credito. Perché sposto l'attenzione sul modello di business? Perché noi siamo in un momento molto complicato, lo hanno detto e sottolineato i relatori precedenti, complicato dal fatto che siamo in un contesto di significativi cambiamenti, ma dovuti anche a una crisi che incombe. Noi rileviamo e si rileva sostanzialmente che diciamo, in questa diciamo, crisi pandemica, caratterizzata evidentemente, come è stato ben chiarito dal dottor Gobbi, da una diciamo, da una crisi che in qualche maniera è stata attutita da un'economia, da un intervento dal punto di vista governativo che sicuramente ha generato gli effetti endemici di una crisi economica, sostenendo l'economia. In qualche maniera un sostegno che però che dipenderà evidentemente da quello che poi saranno le modalità in termini prospettici di ripresa economica nel momento che verrà superato questo periodo così tragico, così complesso. Siamo anche in un periodo anche diciamo caratterizzato da una forte regolamentazione che incide profondamente nel mondo del bancario, ma che sposta l'attenzione anche da parte dei regolatori di alcuni aspetti che sono fondamentali e che si incentrano nell'ambito di quello che sono diciamo, aspetti che, connessi alla sostenibilità del business. Pur nella pressione che la regolamentazione impatta sullo stesso modello di business, siamo in un contesto dove l'innovazione tecnologica richiede evidentemente impatta, quindi da un lato impatta, dall'altro richiede un cambiamento di passo e soprattutto un cambiamento del modello di business anche e soprattutto delle stesse banche. Il modello tradizionale è un modello che evidentemente oggi come oggi riflette elementi di criticità in termini di sostenibilità, nella consapevolezza che effettivamente la crisi economica precedente abbia determinato un peggioramento della qualità del portafoglio e che effettivamente potrebbe questo, diciamo, in termini prospettici, questa nuova crisi, pur se evidentemente, come è stato dimostrato dai grafici del dottor Gobbi, diciamo, avere una, come dire, una caduta, ma una ripresa che effettivamente sarebbe auspicabile perché non andrebbe a incidere diciamo, nel perdurare e prolungarsi della crisi economica, però pur tuttavia pone dei problemi evidentemente che in qualche maniera assumono una certa rilevanza per il mondo delle BCC proprio nell'ambito di quello che sono gli impatti sui propri bilanci bancari, su quello che sono gli aspetti dell'economicità, dell'autofinanziamento dovuto a una qualità del portafoglio che potrebbe in termini prospettici tradursi evidentemente in un ulteriore deterioramento con effetti estremamente negativi. Quindi diciamo, l'analisi del credito in termini prospettici che consente evidentemente soprattutto nell'ambito del non performing loan, nell'ambito delle debitanze di intervenire
a sostegno delle imprese per poterle o quantomeno riallocarle nel portafoglio bonus rappresenta uno degli aspetti di maggiore attenzione non solo del regolatore ma dello stesso mondo delle BCC. Come d'altra parte è importante ripristinare quelle condizioni di autofinanziamento che sono evidentemente espressione di una sostenibilità nel breve, nel medio e lungo termine dello stesso business. E qui è importante capire il ruolo che avrà la capogruppo. In questo anno e mezzo che ho condiviso in qualità di amministratore del nostro gruppo bancario, ho potuto osservare evidentemente una grande consapevolezza nella capogruppo di questo cambiamento in atto, una consapevolezza che ha portato evidentemente un modo diverso di svolgere questo ruolo di coordinamento e indirizzo volto soprattutto a sostenere le BCC nell'ambito di quello che è la loro storia, della loro identità, ma contemporaneamente rivedendo quel modello di business e ripristinando quelle condizioni di autofinanziamento attraverso evidentemente maggior spazio ad attività di diversificazione che vedono nei prodotti, nei servizi che vanno dagli investimenti a quello che riguarda la consulenza, alla finanza straordinaria, alla strategia di azienda, un aspetto di grande rilevanza. Sì, perché questo contesto è molto importante, stanti gli obiettivi delle BCC, definire delle strategie finanziarie con supporto e sostegno da capogruppo che siano finalizzate e dirette evidentemente a sostenere la economicità dei propri modelli delle BCC nell'ottica di sostenere lo sviluppo economico dei territori dove operano. Sono territori che talvolta, come si è dimostrato nel sud, molto disomogenei, per cui questo aspetto deve essere ben chiarito. Uno dei compiti più difficili, professoressa, no? Questo aspetto della varietà dei territori e della varietà anche dei settori in cui sono impegnate le nostre banche e con il coordinamento delle capogruppo è uno dei passaggi più complicati. Le chiedo scusa se l'ho interrotta, ma abbiamo necessità. Se lei voleva concludere con un pensiero ci mancherebbe, ma volevo sottolineare questo aspetto dell'eterogeneità che contraddistingue il nostro paese, che ovviamente è una delle funzioni più complesse nelle neonate capogruppo che lavorano appunto intensissimamente da un paio d'anni, tra l'altro anni di grandi cambiamenti. Non so se lei aveva necessità di chiudere così. La chiusura in questo senso che qui ci vuole un'azione di responsabilità da parte di tutti. Le stesse BCC devono essere responsabili nella loro autonomia, ma altrettanto dicasi tra la loro governance di avere delle scelte di fare, delle scelte corrette tra piano strategico e tra quello che poi saranno evidentemente la fase di implementazione coerente alla sostenibilità dell'economia. Io dico attenzione a quegli attivi che sono attivi dove evidentemente questo processo di diversificazione non è presente, dove non si dà particolare anche attenzione se non attraverso tradizionali politiche di asset che certo non ottimizzano l'allocazione del capitale e quindi non si traducono in un ritorno di sviluppo economico. Quindi qui ci vuole veramente interazione e responsabilità, sinergia tra capogruppo e il mondo delle stesse BCC. Grazie. Grazie a lei, professoressa. Sostanzialmente occorre cooperare all'interno dei gruppi proprio per poter essere ulteriormente capaci di fare cooperazione con i territori, di cui poi le nostre banche sono espressioni, i proprietari delle nostre banche, le loro locali, sono proprio le persone che producono valore. Io ringrazio la professoressa Leone, la professoressa Brighi e la dottoressa Mariotti per questa parte di discussione. Il tempo come sempre non ci consente di essere approfonditi come vorremmo, ma abbiamo veramente
discusso bene e stanno arrivando anche commenti positivi, alcuni sono appena corsi davanti a noi, sono scorsi come sottotitoli poco fa. E io ho il compito di brevemente dare qualche informazione di servizio e anche un po' chiudere con qualche pensiero, che è un pensiero ovviamente di prospettiva, non è certo un pensiero di chiusura. Le informazioni sono queste per tutti gli amministratori delle nostre banche, che sono veramente tanti, si contano a decine e decine, e che si sono iscritte in questi giorni. Ecco, loro riceveranno il questionario di verifica per poter maturare il credito formativo, lo riceveranno entro lunedì 8 febbraio, abbiamo bisogno di qualche giorno anche per organizzare, è una cosa che facciamo normalmente, ma la quantità è notevole, poi il questionario nasce stasera, nel senso sulla base di ciò che è emerso, non è preconfezionato. La seconda informazione è che chi è interessato alle slide, come ho già detto, può scrivere a formazione@federcasse.bcc.it e anche il sito del MET e il sito di Federcasse comunque li metteranno a disposizione. Arrivano intanto ringraziamenti e li gustate in diretta, non c'è bisogno che li sottolinei io. La terza cosa è che la nostra scuola cooperativa continua a lavorare e proprio sul Next Generation EU fra una settimana, e cioè il 9 febbraio, avremo un seminario in cui proveremo a mettere la lente della parità di genere rispetto ai progetti ora contenuti nella versione che conosciamo del Next Generation EU, anzi del Next Generation Italia, perché è ovviamente la versione del nostro paese. E poi avremo per i giovani soci una Winter School che esordisce il 12 febbraio e il 17 febbraio una seconda parte sul sentitissimo tema per il mondo bancario, sicuramente per il mondo del credito cooperativo, che sono le nuove regole sia del Ministero dell'Economia e delle Finanze sia della Banca d'Italia con le sue disposizioni di vigilanza in termini di governance, in termini di requisiti e criteri di idoneità per gli esponenti. Quindi un mese di febbraio molto ricco, la scuola cooperativa risponde a questa esigenza che è emersa oggi un po' da tutti voi, cioè l'economia della conoscenza nella quale noi siamo ha ancora più necessità di investimenti seri. Ovviamente non si esaurisce qui l'offerta formativa del credito cooperativo, ci sono ovviamente anche le capogruppo che fanno delle cose molto interessanti, ma noi sappiamo che non c'è economia senza conoscenza, cioè non c'è capacità ormai di stare sui mercati sempre più complessi senza economia. E i miei due pensieri finali sono proprio la necessità di sforzarci tutti di entrare in un paradigma nuovo. Noi stiamo vivendo almeno 5 grandi transizioni che si annodano, che si intrecciano, c'è quella ecologica energetica, c'è quella digitale, c'è quella del lavoro che attraversa il senso del lavoro, ma soprattutto le competenze richieste e anche competenze che ancora non sappiamo codificare e sono già oggetto di richiesta implicita o esplicita, forse proprio delle imprese che il professor Brancati ha osservato. La quarta transizione è quella demografica, che pure è un peso economico, è un peso sulla sostenibilità anche del nostro sistema di welfare, e la quinta connessa è quella della transizione della salute. Abbiamo visto quanto sia importante avere strategie sanitarie sia ordinarie, e cioè una distribuzione equilibrata tra i presidi socio-territoriali e i poli d'eccellenza, ma allo stesso tempo come occorra far sì che questa capacità di affrontare delle pandemie, che probabilmente non saranno cose brevi quelle che stiamo vivendo, avranno un impatto sull'economia, ma allo stesso tempo saranno anche fonte e oggetto di investimenti, quindi c'è del business anche lì, lo dico senza cinismo, lo dico soltanto perché queste transizioni vanno vissute con un'ottica integrale, che è esattamente quella con cui vanno viste poi le nostre banche, come un po' tutti avete detto, con questi dati che potrebbero aver sorpreso qualcuno in termini di capacità di attirare clientela sempre maggiore e sempre più dinamica. E qui chiudo veramente con una rapidissima considerazione, cioè come mi sembra che questa ricerca aggiunga una quarta faccia, un quarto lato al poliedro con cui occorre vedere, osservare, analizzare, io direi anche vigilare, ma sappiamo che le regole non prevedono questa multidimensionalità dell'impresa mutualistica nel credito. Quali sono questi tre lati e qual è il quarto? Ovviamente comincio dal quarto, che è quello che abbiamo appena aggiunto, la capacità di accompagnare le banche
che vivono, investono in questa triade di dinamismo e che non ripeto ulteriormente. Aggiungo però un dato che forse integra anche ciò che ha osservato riccamente il professor Brancati, cioè i dati del MISE ci confermano come il 25% del totale dei crediti alle start-up innovative garantite, quindi una parte ovviamente dei crediti, quelli garantiti dal fondo di garanzia delle PMI che provengono dalle banche minori, che in prevalenza sono le BCC, superano i 321 milioni di euro, quindi il 25%, un quarto, vuol dire che c'è una conferma di ciò che è stato osservato nel MET. E quindi questa è la faccia dell'innovazione. Poi c'è la faccia dell'inclusione, perché le nostre banche cercano di non abbandonare le imprese meritevoli, anche se meno reattive, meno ambiziose, ma continuano comunque a produrre valore e ad avere occupazione. Bisogna spingere, ma non bisogna abbandonarle, quindi includerle. La terza faccia è quella della riduzione delle disuguaglianze. Proprio nei mesi scorsi sono fiorite almeno tre ricerche internazionali pubblicate tutte fuori dai confini italiani, dove emerge, come ormai evidente, dove esiste una banca cooperativa, soprattutto le BCC, il modello italiano è stato studiato in diversi paesi, in diversi continenti, lì si riducono le disuguaglianze dei redditi. E questo è un dato fondamentale che ovviamente il policy maker e anche, diciamo così, il ruler, cioè il regolatore, dovrebbe provare a tenere in considerazione. Sappiamo che l'atteggiamento, l'approccio del regolatore europeo è piuttosto unidimensionale, piuttosto che attento alla biodiversità. E l'ultima, quarta faccia fondamentale è quella ormai confermata anche in studi del dottor Gobbi negli anni passati, la funzione anticiclica delle nostre banche, come confermato anche dalle quote di mercato nei finanziamenti alle imprese e alle famiglie che sono cresciuti proprio negli anni più duri della crisi finanziaria, cioè dal 2008-2014. Quindi serve una quella che altrove, diciamo, oltre ai Tevere si chiamerebbe un'ecologia integrale, così la definisce Papa Francesco. Noi dobbiamo avere anche un'ottica integrale nell'affrontare la pianificazione, il cambio di paradigma anche delle nostre banche, ma in generale per chi ha responsabilità di governance. Io termino con un grazie sincero per il tempo dedicato negli scorsi weekend a leggere il pendolosissimo rapporto, e non era scontato. Poi tutti si cresce, ma avete dedicato tempo, avete investito tempo e vi ringrazio. E ringrazio il professor Brancati per la sua disponibilità, ha già fornito delle domande, delle risposte alla professoressa Brighi, che metteremo magari a disposizione, visto che c'è stato questo dialogo tra ricercatori. Io vi ringrazio, noi faremo tesoro di tutto ciò, e per i nostri amministratori, oltre che per tutti noi, è stato veramente un momento di conoscenza, come è stato detto anche da uno dei nostri ascoltatori, dei nostri partecipanti, nel marmellata di notizie che si vedono in giro, forse uno spaccato come questo mancava, e quindi abbiamo contribuito a far conoscere qualcosa di più. Ringrazia anche Pasquale Ribezza, che è una delle scritte che abbiamo visto, e da Bari c'è una diciamo così, una sottolineatura rispetto al reshoring che viene dal nostro ascoltatore o ascoltatrice considerato come un fatto virtuoso, perché la rilocalizzazione in Italia di fasi produttivi può portare anche a una crescita dell'occupazione. Facciamo tesoro di tutto ciò, grazie, c'è molto da studiare, buon lavoro a tutti e ovviamente siamo tutti impegnati per il Next Generation. A presto, buona serata. Grazie. Grazie, arrivederci. Buona serata a tutti. Grazie Francesca, professoressa Brighi, professoressa Leone e professor Brancati. Arrivederci, grazie a tutti. Grazie anche alla nostra regia, a Walter. Grazie.